Buonasera Bigio, buonasera. Buonasera. Buonasera a Buonasera a tutta la tutti. chat. Sorprendentemente ci sono io stasera. Non era previsto, ma ci sono io. Ci sono io, ragazzi. Contro ogni aspettativa in una serata che sicuramente ha almeno qualcosa al di fuori del normale, stasera infatti vi anticipo io che il nostro direttore di gara, anzi il nostro ufficiale di gara per questa sera, Giovanni Rizza, ci ha confermato che è stata posta una deroga attraverso l'articolo 4,14 al direttore di gara per iniziare l'evento con solo i 9 partecipanti, purtroppo. Però almeno avremo la possibilità di correre, al contrario di come purtroppo è successo in passato, che non abbiamo potuto fare. Esatto, ci Quindi. sarà questa deroga, quindi si correrà. Chiaramente sarà una gara in cui saranno più liberi i nostri piloti, in quanto ormai i titoli sono stati assegnati, entrambi i titoli, piloti già da un po', da qualche gara, costruttori con la vittoria anche della McLaren, nel team McLaren con Cinelli e Pedersini, e anche la lotta al secondo posto piloti si è conclusa con Simone Gallo, che quindi si è aggiudicato la piazza d'onore. E mentre c'è ancora la terza posizione, no, Piggio, perché Guaraldi non correrà questa sera per licenza sospesa. E quindi, non essendoci Guaraldi, si è, diciamo, riaperta la lotta per il terzo posto con Rondelli in particolare, che correrà questa sera. E in caso di seconda posizione, se ho fatto bene i calcoli, potrà cavalcare Guaraldi e arrivare alla terza posizione sul podio. Seconda posizione o anche terza, tra l'altro, Sì. perché anche terza posizione, 15 punti, e andrebbe a pari punti in caso arrivasse quarto, se non erro, però non avrebbe un numero inferiore di podi, nonostante lo Esatto. stesso numero di vittorie, quindi sarebbe avanti comunque Guaraldi. Quindi la sua prospettiva migliore è quella Secondo. di arrivare terzo, ma può arrivare fino al Se, oh, terzo comunque. fino al terzo, vediamo se riuscirà a farcela. Allora, intanto siamo in attesa. Adesso ci collegheremo per le prove libere, ragazzi. Prove libere quindi di questo Gran Premio di Abu Dhabi. Un Gran Premio che chiude questa nona edizione Atom. Quindi. E notizia: ci sarà un'edizione 10, perché è stato appunto annunciato. Ci sarà un'edizione 10 di Atom. Quindi mi raccomando, iniziate a entrare su Discord per seguire, diciamo, tutti gli eventi e soprattutto sapere le novità e come iscrivervi se volete partecipare al campionato Atom decima edizione Formula 1. E detto questo, Pigio, io a questo punto ti direi, i piloti li vedo ancora fermi ai box che stanno in modalità tranquilla, ma a questo punto noi andiamo a vederci prima. Anzi, ci colleghiamo, sigla, ci colleghiamo e poi ci andiamo a vedere anche il giro di Benassi. Perfetto. Signori e signori, buonasera e benvenuti al 14° appuntamento di questa nona edizione Formula 1 Series by Atom, qui da Yas Marina in Abu Dhabi, in International Circuit. Insieme a me in cabina di commento c'è Pigeox. Buonasera. Buonasera Buonasera. Pigeox. Allora, siamo pronti qui per vederci questa azione in pista. Al momento i nostri piloti sono fermi ai box, Pigeox. Evidentemente sono. Sono guardinghi, non hanno ancora intenzione di procedere con la prova libera. Vedo che si sta iniziando a muovere qualcosa nel box della Red Bull, dovrebbe essere Gandolfi, eccolo qua, vediamo in pista. Noi allora ne approfittiamo, visto che siamo ancora in prova libera, ci sono 20 minuti di prove libere. A questo punto, Piggio, ci vediamo innanzitutto il giro di Benassi e poi torniamo per vedere un po' di prove libere. On board per un giro qui a Yas Marina in Abu Dhabi, rettilineo principale breve, subito curva a sinistra, si dà settima, quinta marcia, importante avere trazione che arriva nella zona di alta velocità, curva 2, 3, 4, tutte col piede giù, importante baciare ricordo e attenzione ai track limits, qua è facile andare larghi, per una nuova curva 5 lì, nuovo profilo, quarta marcia, importante stare stretti e aprire la traiettoria per avere trazione. Lungo rettilineo qua, si spalanca il DRS. Quindi
fondo, si ferma forte, forte i 100 metri. Terza marcia per la prima, quarta per la seconda, è importante. Anche qua aprire molto lo sterzo, zona di trazione importante, altra zona di RS. Qui, nuova curva rifilata. Quinta marcia importante, anche qua, avere un'ottima trazione e anche tenuta laterale e si arriva nella zona dell'hotel. Curve lente di quarta e quinta marcia per ottenere più stabilità posteriore. Importante baciare i cordoli e lasciare la macchina correre larga. Andiamo verso l'ultima curva, anche qua curva più veloce rispetto agli anni passati. Terza e quarta marcia per avere più inserimento. L'ultima curva è così, un giro da Abu Dhabi. Eccoci qua, eccoci tornati, quindi in azione in pista. Ringraziamo innanzitutto Benassi, ringraziamolo ancora una volta per tutto l'impegno che ha dato quest'anno. Intanto si è girato Rondelli con questo testa coda incredibile. Ringraziamo appunto Rondelli, sì, ringraziamo Benassi per, per tutti i giri veloci realizzati quest'anno. Ringraziamo anche Rondelli perché ci ha fatto vedere un 360 incredibile in uscita intanto. E pian piano stanno iniziando a effettuare i primi giri. Il primo a registrarlo credo sarà Gandolfi, che andiamo a vedere. Eccolo qua, già nel settore 2. Allora, Piggio, tra l'altro, adesso che abbiamo annunciato edizione 10, tu hai il calendario, quindi inizia a dirci un po' di tappe, così intanto iniziamo già ad entrare in clima per la decima edizione. Assolutissimamente, abbiamo già l'ufficialità dell'interezza del calendario con le date per il prossimo campionato, per la prossima edizione. Abbiamo come prima tappa l'Australia il 13 di febbraio, quindi tra meno di un mese. Poi il Bahrain la settimana successiva. Poi Imola, che sarà la prima di due gare sprint che si terranno nella decima edizione. Successivamente Belgio, poi Austria, di nuovo sarà la seconda gara sprint insieme a Imola. Successivamente il Regno Unito, Monza, il Canada, e l'ultima tappa, dopo una pausa di una settimana in più rispetto al solito, sarà quella del Brasile il 17 di aprile. Quindi un campionato breve nella sua completezza, ma sicuramente sarà molto intenso e potremo vedere tante lotte, sarà interessante. Ricordo a tutti che se volete partecipare potete entrare sul nostro Discord e avrete tutte le informazioni necessarie. Esatto, entrate sul nostro Discord, il Discord di Atom. Tra l'altro vi ricordo che se avete Prime in canna e volete rinnovare la sub, intanto Digox mette il comando ma non sta funzionando, ma in caso comunque se avete la sub di Prime, mi raccomando, potete fare la sub in maniera gratuita tramite Prime, e questo dà un grosso supporto ad Atom e dà un supporto per le prossime e future edizioni. Infatti eccolo qui, Pijox, che si abbona per il 21esimo mese, quindi sei veramente una delle prime presenze del canale, caro Pijox. Ormai è longeva, ma non è mai troppo tardi per fare il primo mese di abbonamento, assolutamente. Esatto, se avete Prime, la prima sub del mese è gratuita, quindi mi raccomando, potete tranquillamente sabbarvi. Intanto la situazione vede Fick Andrew, quindi Andrea Del Lobo con 1.27.591, seguito da Simone Gallo su Ferrari a 2.3, poi Rondelli a 9 decimi, così come Baldan. Intanto si è ritirato Simone Gallo, che credo sia andato a finire a muro. Eh sì, è andato a finire a muro perché si è appunto ritirato dalla sessione di prova libera. Eccolo qui invece l'altra Ferrari, la seconda Ferrari, quella di Stefano Pescosolito, che sta in questo momento affrontando le ultime curve anche quasi all'inizio del settore 3 del Gran Premio di Abu Dhabi, del circuito di Yas Marina, circuito che andiamo a vedere in dettaglio, intanto mentre vediamo la fine del giro di Stefano Pescosolito. Tra l'altro sono 9 piloti questa sera, quindi ci sarà sicuramente molta lotta, una lotta serrata, no? Per i punti, giustamente. E intanto eccolo qui, Stefano Pescosolito chiude in sesta posizione il suo giro con 1.29.196. Andiamo a vedere un attimo il circuito di Yas Marina. Intanto si è girato Stefano Pescosolito. Eccolo qua, il circuito di Yas Marina con 16 curve, 5.281 metri. Con due punti di DRS, per chi conosce e sa come è andato a finire il mondiale del 2021, quello con il famoso
gate di Verstappen, con il Masi Gate, diciamo, sa bene che è un circuito dove si può sorpassare attraverso i due rettilinei, dove c'è appunto il DRS. Layout che è cambiato di recente, visto che c'è stato un aggiornamento dal punto di vista della curva 5, che è stata allargata dal punto di vista della carreggiata. Quindi adesso qui vediamo Rondelli che è un secondo e 61, i piloti al momento stanno girando in setup da prova, appunto da prova, quindi stanno testando più che altro quello che andremo a vedere poi in gara. Detto questo, Piggio, come la vedi? Tendo così pochi piloti, cosa pensi possa succedere oggi? Sicuramente penso che ci saranno pochi piloti, saranno tanto Rondax testa coda di nuovo nello stesso punto di prima, quindi esatto. Vedi che potrebbe avere dei problemi qui, vedremo se si ritroveranno anche nelle qualifiche, nella gara, speriamo chiaramente di no per lui. Ritengo che i piloti manterranno un assetto un po' più pacato, essendo che tutti quanti guadagneranno punti, forse tranne direi l'unico Rondax, però effettivamente in così pochi non dovrebbe essere troppo complicato per lui riuscire ad arrivare entro la terza posizione, quindi le proverà anche lui, ma ovviamente sempre mantenendo un contegno di sicurezza per non rischiare di perdere tutto all'improvviso. Esattamente, tra l'altro ti segnalo quanto Gandolfi sia adesso in testa alla classifica con 1.27.258, ha migliorato di 3 decimi il tempo di Andrea Dell'Ovo, che si è ritirato al momento dalla sessione. Andrea Dell'Ovo quindi con la sua Alpine, in terza posizione c'è Simone Gallo, in quarta posizione Rondelli, che credo si sia fermato in pista nuovamente, si è girato, quindi sta avendo un po' di problemi il buon Rondelli, eccolo qua in manovra per rientrare in pista in maniera senza dare ostacoli, tra l'altro fortunatamente per lui non ha nessun pilota che lo segue. E appunto in quarta posizione invece adesso si issa la Mercedes di Federico Signorelli a 8 decimi e 5. Vedo tanti controlli da parte dei piloti, evidentemente il grip non è ottimale qui sul circuito di Yas Marina, in particolare in questa primissima sessione di prove libere. Quindi immagino che ci siano più errori. Adesso ci andiamo a vedere tra l'altro il giro di Baldan, Raul Baldan, che è in lotta in realtà per la posizione, per la quinta posizione mondiale, anzi per la sesta posizione insieme a Stefano Pescosolito della Ferrari. Sono distanziati soltanto di 4 punti e andremo a vedere tra l'altro il suo giro, un pilota che quest'anno è cresciuto molto, molto veloce, parecchio aggressivo. ma che comunque ci ha regalato diversi sorpassi quest'anno, diverse buone prestazioni. Andiamo a vedere il primo settore da parte di Raul Baldan, eccolo qui, zona DRS, spala anche al DRS o no? Decide di no, strano perché in prova libera comunque è possibile chiaramente usare il DRS, ma evidentemente ha deciso di provare più che altro un ritmo da gara, a quanto pare. Infatti è su gomma dura tra l'altro il buon Raul. Secondo settore, qui dove c'è stata la famosa lotta con Hamilton, che tentò di risuperare Verstappen, cosa che purtroppo non gli è riuscita, e quindi ha portato il primo titolo da parte di Max Verstappen. Intanto, eccolo qui, Baldan sta per affrontare il terzo settore, un settore con queste curve quasi a 90 gradi, estremamente complicate, soprattutto nella fase di uscita, con i muretti molto vicini, in particolare qui. Vediamo le ultime due curve veloci, che ricordano un po' le curve di Kota, le ultime due curve di Kota, e va a chiudere la prestazione Baldani in 1.28.271, quinto posto per lui con gomma dura, comunque una buona prestazione. Sicuramente sì, diciamo che su un numero così basso di partecipanti, perché c'è da dirlo, sono pochi, tutti quanti ricordo andranno a punti, essendo che molti andrebbero dai primi 10. Io penso che per alcuni piloti che magari di solito sarebbe più verso la metà della classifica, vista l'assenza di diversi piloti che di solito si trovavano in alto come Cinelli, Guaraldi e Pedercini, personalmente immagino che potrebbe essere un'ottima chance per riuscire a guadagnare magari una vittoria, o ad esempio per Gallo di riuscire a riconfermare la sua seconda posizione in campionato.
Però questo potremmo vederlo solamente con il passare del tempo e magari potremmo avere già un'infarinatura di questa, della conoscenza di come potrebbe andare a finire già nelle qualifiche. Però per ora mi terrei pacato con le considerazioni durante le prove, perché potrebbe ancora cambiare tutto. Esattamente, tra l'altro, eccolo qui inquadrato invece Denis Salerno con l'Alfa Tauri, l'unico alfiere di stasera dell'Alfa Tauri. Un secondo e tre, è un secondo e tre di distacco da Gandolfi che rimane ancora in testa con la sua Red Bull in prima posizione, sempre 1.27.258, quindi buon tempo per lui, registrato con gomma non dura, chiaramente, era con gomma media, il buon Raffaele Gandolfi. Davanti, intanto vediamo, ci sono delle scaramucce qui tra la Mercedes di Signorelli e la Ferrari di Stefano Pescosolio, che appunto riesce, adesso sta provando con gomma media Stefano Pescosolio, quindi seguiamo il suo giro. Spalanca di nuovo punto di DRS, eccolo qui, vediamo. Lui spalanca il DRS, intanto ancora bandiera gialla nel settore 2. Questo è sì, il rallentamento da parte di Signorelli che ha fatto passare Denis Salerno. Secondo settore per Stefano Pescosolito che sta appunto andando a chiudere le sue prestazioni. Mancano 6 minuti alla fine di queste prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, il Gran Premio che chiude questa nona edizione del campionato ATOM. Ma state tranquilli che la decima edizione si farà anche a breve, no, Pigio? Quando inizierà la prima gara? La prima gara di questa nuova edizione sarà il 13 di febbraio, quindi tra 21 giorni, se la matematica non mi inganna. Quindi tra poco meno 3 settimane precise. 3 settimane, perché i Gran Premi si terranno ancora di lunedì, per chi volesse capire se potrebbe avere problemi con le date. Ricordo che si terranno sempre i lunedì. Esatto, quindi lunedì sera mi raccomando, connettetevi con Atom, che ci sarà appunto la decima edizione del campionato di Formula 1. Campionato che se volete partecipare, il link lo trovate lì in chat, postato dal buon Pigeox, quindi mi raccomando, potete iscrivervi tranquillamente e potete partecipare con noi al campionato decima edizione Formula 1. Sempre su Formula 1 22, diciamolo, perché chiaramente il campionato iniziando a febbraio con il gioco del 2023 che ancora non è uscito, chiaramente si farà appunto su Formula 1 22. Tanto qui Bonocore che sta aspettando Raul Baldan, sta facendo sfilare i piloti Baldan e Gandolfi. Eccolo qua, Gandolfi che è ancora in testa e sta provando invece adesso il ritmo con gomma dura, trainato dall'asse di Raul Baldan, che probabilmente voglia di rivalsa anche la sua dopo alcune gare di stop. Eccolo qua. Tra l'altro ricordiamo che questa sera non c'è Breno Guaraldi per aver superato il limite dei punti sulla superlicenza, quindi il pilota è squalificato per questa gara, è sospesa anzi per questa gara, la sua superlicenza tornerà nell'edizione 10. Intanto sorpasso di Gandolfi all'interno di Baldan, sono curiose anche queste prime scaramucce durante le prove libere. I due piloti però correttamente si sono dati spazio, tra l'altro appunto stanno adesso facendo più che altro il ritmo da gara. Vedo che è sul quinto giro in questa mescola Gandolfi, quindi sta cercando di fare ritmo, il buon Raffaele Gandolfi, un pilota che ha iniziato molto bene perché essendo un rookie, ha iniziato molto bene, tra l'altro è andato anche a podio, poi ha avuto qualche episodio sfortunato e un po' di problemi vari che purtroppo lo hanno relegato nelle retrovie durante il resto della stagione, ma sicuramente stasera potrà sfruttare il fatto che ci sono anche meno concorrenti e quindi può focalizzarsi di più sulla guida. Può tentare, diciamo, di fare una buona prestazione. Buona prestazione che va a fare Stefano Pescosolito, eccolo qua, che è a un ritardo soltanto di 163 millesimi nei confronti appunto di Raffaele Gandolfi. Eccolo qui, Stefano Pescosolito con gomma media. Quindi buon ritmo anche questo. Penso che ne vedremo delle belle in qualifica, Pigeox. Sicuramente, sicuramente. Sicuramente, tra l'altro, notare anche. Buonasera, intanto Pietro, buonasera Sangue, ben Sera. arrivato. Tra l'altro, ti sfruttiamo come al solito, buon Sangue Azzurro. Segnalaci chiaramente se l'audio di gioco, il nostro audio, quello mio e quello di Pigeox, funziona correttamente, visto che adesso siamo in prova libera, possiamo tranquillamente gestirci le cose. No, facciamo notare. Curiosità, il ritardo di Rondelli, l'Alfa Romeo, 366 millesimi nei confronti di Gandolfi. Da notare come al momento tanti piloti abbiano preferito girare
con gomma media, ecco, forse è l'unico, è Signorelli che ha tastato la gomma morbida, ma tutto il resto del gruppo sta, diciamo, affrontando questa serie di prove libere con gomma dura o al massimo gomma media. Pensi che la gomma soft non sia proprio un'opzione per la gara? Diciamo che questo è un circuito molto abrasivo, quindi potrebbe essere che alcuni piloti decidano di non farne proprio utilizzo e di usare magari una strategia media dura o dura media, però se io immagino che l'unico caso in cui si potrebbe andare effettivamente sull'utilizzo di una gomma soft sarebbe in caso di una safety car molto tardi, che ovviamente in quel caso, visti i tempi ridotti di sosta, converrebbe sicuramente. Tra l'altro Bonocore va proprio con gomma soft e segnala e stampa un 1.26.536, quindi dando 7 decimi a Gandolfi. Chiaramente il vantaggio di Mescola, che incide molto nella prestazione, ottima prestazione da parte del pilota dell'Aston Martin, che quindi al momento è in prima posizione. Quindi da segnalare anche come la gomma soft sia una gomma molto performante sul giro secco. Sarà sicuramente, credo, la gomma da qualifica, ma al contrario probabilmente non sarà una gomma da giocare in gara. Intanto mancano 53 secondi, vediamo se i piloti stanno ancora affrontando l'ultimo, probabilmente l'ultima tornata, in attesa poi di ritornare, torneremo in studio. Tempo della pole, Biggio? Tempo della pole 1.25.8, ti direi. 1.25.8, ok. Molto basso, ma penso la faranno con la gomma soft la pole. Io ti ipotizzerei anche un 25.5. Secondo me si sono tenuti molto, anche perché comunque la Mescola non abbiamo visto diciamo giri da parte dei piloti un po' più in alto in classifica, quindi Simone Gallo, Rondelli, Pesco Solido, ecco, forse Rondelli lo riusciamo a vedere con gomma soft. Andiamo a vedere infatti il buon Luca Rondelli, pilota dell'Alfa Romeo. Come sempre i piloti hanno la possibilità di concludere il loro giro prima di potersi ritirare. Quindi potrebbe essere Rondelli proprio uno degli ultimi a riuscire a completarlo. Esatto. Tra l'altro buon primo settore il suo, chiaramente gomma soft. Vediamo se continua. Sembrerebbe di sì. Andiamo a bandiere gialle ovunque. Credo si sia fermato in mezzo alla pista Stefano Pesco Solido. Sì, intanto anche nel secondo settore Rondelli, che adesso sta raggiungendo Raul Baldan. Chiaramente un giro che non ha alcun valore dal punto di vista non dà punti, non dà nulla, ma può dargli comunque un'ottima prestazione e fiducia in vista della qualifica. Intanto Baldan giustamente si è spostato e fatto da parte per far passare Rondelli. Eccolo qui Rondelli, le ultime due curve di questo circuito degli Yas Marina, e va a chiudere la tua prestazione e credo andrà a stampare un bel giro, infatti 1.25.117, prima posizione per prove libere per la sua Alfa Romeo, quindi complimenti a Rondelli. Torniamo in studio, Pigio. Torniamo in studio, quindi andiamo a commentare, ti lascio commentare questa sessione di prove libere. Direi intanto, riguardante le nostre previsioni, mi sa che Rondelli potrebbe aver stracciato il tempo che immaginavamo. Io a questo punto modificherei la mia in extremis poco prima dell'inizio della qualifica. Comunque ti direi un 1.24.8. Ci segnalano dalla regia Pigiox l'audio un pochino saltellante il tuo, quindi magari prova un attimo a dare un'occhiata. Adesso vedrò per le mie impostazioni audio, nel mentre per quanto riguarda questa sessione devo dire interessante come abbiamo potuto vedere un miglioramento molto ampio durante la sessione, sicuramente anche per il cambio di mescole, perché ho visto che alcuni piloti hanno prima fatto un tentativo con la gomma hard per poi andare con la media e poi andare sulla soft alla fine, e con il tempo di Rondax abbiamo potuto vedere che c'è una grande differenza tra la soft e la media, ma come ho detto prima
e anche a causa del fatto che è una pista molto abrasiva, per le qualifiche si potrebbe ancora usare, sicuramente converrebbe, anche se si può fare praticamente uno o due giri e poi sono da buttare. Mentre più avanti, per la gara, lo vedo difficile, onestamente, a meno di safety car molto tardi. E potremmo vedere, mi aspetto onestamente una qualifica combattuta, perché abbiamo diversi piloti che mi sembravano ben preparati, non li abbiamo potuti vedere tutti con la stessa mescola, però questo potrebbe essere una buona occasione per vedere una bella sfida. E allora ci spostiamo subito a Spa per andare a vedere un po' di azione. Andiamo a vedere, al momento è uscito Bonocore, seguito anche da Raul Baldana e da Raffaele Gandolfi. Eccoli qui, si stanno scaldando le gomme. Gomma rossa penso per tutti a questo punto. E rimasto ai box, sono rimasti i primi 5 box, con Signorelli che credo si sia già ritirato dalla sessione. Evidentemente un problema tecnico per la Mercedes di Federico Signorelli, perché la vedo offline. Quindi poi indagheremo. Quindi 16 minuti e 30 di qualifica. Intanto è stata disabilitata la regola del 107%, chiaramente anche per limiti numerici che potete chiaramente vedere. Quindi la direzione gara ci avvisa di questa deroga al regolamento. Intanto, quindi Bonocore si sta scaldando, sta andando avanti per il suo giro d'uscita, sarà uno dei primi a lanciarsi. Eccolo qua, si sta lanciando sull'ultima curva. Andiamo a vederci il giro di circuito di Yas Marina sull'Aston Martin di Bonocore. Bisogna fare molta attenzione ai track limits, no, Pigeox? Come al solito, tutti i circuiti, ma in particolare questo che ha delle curve che diciamo invogliano al taglio, bisogna stare molto attenti perché insomma è facile incorrere in warning e poi in future penalità. Già, ritengo soprattutto nella parte del secondo settore, curva 6-7, molto facile che venga spontaneo tagliare un poco. E un altro grande rischio all'esterno di curva 16, è l'ultima curva, perché non è raro che si esca un po' lunghi e bisogna rientrare in pista nel modo corretto per non ricevere un warning. Esatto, intanto bandiera gialla nel settore 3, credo per semplicemente un rallentamento da parte dell'Alfa Romeo di Rondelli. Intanto fucsia per Bonocore, che è chiaramente il primo che andrà a registrare la sua prestazione. Eccolo qua, vediamolo. Sta per affrontare l'ultimo settore, quel settore appunto segnato da queste curve quasi a 90 gradi. In particolare qui l'uscita di curva è molto facile incorrere in warning e soprattutto anche nel muretto, il temibile muretto. Scintille sull'Aston Martin di Bonocore che va a chiudere la sua prestazione. E direi che ci hanno stracciato tranquillamente le nostre previsioni. 1,25 e 175, quindi Bonocore al momento registra il primo giro con Baldan che surclassa il tempo con 1.23 e 591, Gandolfi invece 1.24 e 570 con la Red Bull di Raffaele Gandolfi. Quindi le nostre previsioni sono già andate a farsi benedire, come si suol dire. Sì, più di 2 secondi, tra l'altro, quindi Esatto. l'abbiamo visto proprio male. Diciamo che avevamo sottostimato il valore e il vantaggio della mescola soft. Andiamo a vedere anche Simone Gallo che sta chiudendo il suo giro, il pilota della Ferrari va a chiudere in 1.24.386 con Baldani che addirittura stacca di 8 decimi Simone Gallo, quindi incredibile prestazione quella al momento di Raul Baldani in quinta posizione dell'Ovo che adesso scala in sesta in 1.25.181, quarta Pirondelli 24.716, mancano all'appello soltanto Stefano Pescosolito che sta per chiudere. E stampa anche lui un 1,24 e 445 in terza posizione. E poi Denis Salerno, andiamo a vedere. Quello qua, Denis Salerno che è nel suo giro. Quindi la prima, diciamo, il primo colpo al momento viene in vantaggio Raul Baldana con 1,23 e 591. È l'unico ad essere sceso sotto il muro dell'1,24. Quindi buonissima prestazione di Raul. Di Raul Baldan, pilota della Haas, che adesso entra in box, chiaramente. Eccolo qui Salerno che sta andando a chiudere la sua prestazione. Pilota dell'Alfa Tauri. Alfa Tauri quest'anno ha avuto un tormentato, diciamo, campionato.
però sicuramente li ritroveremo per l'edizione 10, vogliosi di riprendersi le vette della classifica. Intanto, eccolo qui, Salerno 25.621, quindi l'ultimo tempo, diciamo, al momento di questa prima tornata di giri di qualifica. Quindi adesso i piloti ritorneranno in box, ci sarà la quiete prima della tempesta, faranno tutti, diciamo, rifornimento, cambio gomme in realtà. Faranno cambio gomme e si giocheranno il secondo treno di pneumatici pronti per diciamo, la seconda parte di qualifica. Non credo che Stefano Pescosoli, lo vedo, sta ancora girando, ma il tempo penso sia molto alto, quindi rientrerà anche lui in box. Detto questo, Bigiox, pensi sia colmabile questi 8 decimi da parte di Raul Baldani nei confronti di tutti gli inseguitori? Io immagino di sì, perché la pista la vedo che potrebbe migliorare molto durante questi giri, durante questo in lap, poi l'outlap, quindi vengono fatti diversi giri. Sicuramente i piloti sono pochi rispetto al solito, quindi c'è una possibilità che sia inferiore di com'è comunemente il miglioramento della pista. Però io immagino che sì, si riusciranno a colmare, però molto probabilmente 3D, scusami, Baldan riuscirà a migliorare il suo tempo. Di nuovo, quindi. Esatto, quindi andremo a vedere. Tra l'altro, i primi ad uscire per il seconda cartuccia da sparare sono appunto Gandolfi e nuovo Bonocore. Quindi vedremo se sia il pilota Red Bull che quello Aston Martin, che tra l'altro vedo che ha fatto passare il pilota della Red Bull, riusciranno a migliorare le loro prestazioni. Al momento sono in quarta e in sesta posizione. Si scalda molto le gomme. Chiaramente il circuito, come abbiamo detto, è abbastanza schivo dal punto di vista del grip, quindi i pneumatici pagano dazio nel circuito di Abu Dhabi, e vedremo se al momento la situazione vede AS e due Ferrari. Quindi pensi anche che ci sia, diciamo, un vantaggio dal punto di vista numerico, appunto, di avere due Ferrari, quindi potranno anche fare, diciamo, del gioco di squadra, gioco di scie, cosa che invece gli altri piloti non possono fare oggi. Beh, sicuramente il vantaggio di avere un compagno di scuderia, più che altro quando si parla di sorpassi, magari quando ci si trova che c'è un pilota che sta cercando di sorpassare uno avanti, ma nel mezzo c'è il compagno di squadra, sicuramente fa comodo che lì ci sia proprio il compagno di scuderia. Però non penso si vedrà una grande differenza rispetto agli altri, perché bene o male i piloti tendono a mantenersi comunque abbastanza neutrali nonostante le scuderie, anche perché ci troviamo in un punto del campionato in cui fondamentalmente la classifica costruttori è stata decisa, quindi non penso faranno molto gioco di squadra i piloti della Ferrari. Esatto, tra l'altro in realtà Simone Gallo credo che si metterà, non dico a servizio, ma comunque aiuterà il suo compagno di squadra, perché il campionato è l'unico che può guadagnare posizioni in classifica, appunto Stefano Pescosoldi nei confronti di Raul Baldan, mentre Simone Gallo ormai è già sicuro da qualche settimana della seconda posizione in campionato, anzi dalla scorsa settimana, dopo la gara di Interlagos, della seconda posizione nel Mondiale Piloti. Tanto Gandolfi, che è sotto il tempo di Raul Baldan, quindi sta migliorando la pista, sta migliorando anche lui, il pilota della Red Bull. Fuchsia quindi nel settore 2, adesso è nel settore 3, passa sotto l'hotel. Attenzione, intanto bandiera gialla nel settore 2, ma credo sia semplicemente stato un rallentamento dall'Alfa Tauri di Salerno. Sul rettilineo va a chiudere la prestazione Gandolfi in 1.24.221, incredibile quanto abbia perso tanto nell'ultimo settore, e ha migliorato la sua prestazione di 2 decimi, però appunto non basta per superare e sopravanzare Raul Baldan, che quindi rimane al momento in prima posizione ed è ancora in box. Tra l'altro Raul Baldan è l'unico pilota di quelli, diciamo, di testa che non è voluto scendere in pista. Simone Gallo si avvicina con 1.23.718, buona prestazione quella della Ferrari di Simone Gallo, ma ancora dietro di 1 decimo e 20 millesimi nei confronti di Raul Baldan. Bandiera già nel settore 2, andiamo a vedere, probabilmente Bonocore sì, che sta facendo passare le altre vetture, colpito al pin dell'uovo.
Quindi al momento Simone Gallo è il secondo pilota ad essere sceso sotto il muro dell'1,24, quindi sta cercando in tutti i modi di cogliere quella pole position che è lì a un passo, 1,20. Intanto invece Stefano Pescosoli, evidentemente autore forse di qualche errore, decide di abortire il giro. E tre dita abbandona la sessione, quindi addirittura sicuro della sua prestazione, Raoul Baldan decide di non entrare in pista e quindi abbandona la sessione di qualifica, incredibile. Quindi al momento è in pole position la sua Haas. Pensi possa, ti senta così sicuro di aver fatto la pole a 6 minuti e 45 dal termine che pensi che veramente sia irraggiungibile o è stato ottimista? Io penso più che altro che possa aver avuto problemi tecnici, Sì, sincerò. infatti è arrivata la notifica subito dopo, quindi anche perché sinceramente si sembrava parecchio strano, anche perché il distacco comunque non era un distacco incredibile adesso nei confronti almeno di Simone Gallo, perché parliamo di circa un decimo, un poco più di un decimo, quindi era un po' strano, insomma. E tanto Rondelli che si sta rientrando, immagino stia rientrando in box e ci sarà l'ultima, quindi l'ultimo giro di qualifica per tutti i piloti, 6 minuti al termine. La Sai cosa situazione, sì, dimmi. mi ricorda l'abbandono finto in questo caso di tre dita? Mi ricorda gli abbandoni che faceva veramente Benassi nelle edizioni passate. Io ricordo bene come quando lui faceva subito un tempo che lui riteneva buono per se stesso, subito abbandonava la sessione. Mi viene un po' di ricordi delle passate edizioni, della 5, della 6, Sì, della quindi 7. pensi sia più che altro un gioco, magari. A volte sì. Per alcuni piloti sì, ma quando ci sono, senza togliere nulla a Baldan, quando ci sono differenze molto ampie di solito. E vedendo un campionato così equo e anche stasera comunque abbastanza equivalenti piloti, anche se c'è stato Equilibrato, sì, è una situazione molto equivalente, equilibrata, sì. personalmente non ce l'avrei vista farlo davvero, onestamente. Intanto è uscito Stefano Pescosolito, quindi è il primo pilota, evidentemente questo conferma quanto ancora innanzitutto problemi per Baldan, vedo ancora abbandonato la sessione. E Stefano Pescosolito che probabilmente ha avuto un problema nel giro precedente perché appunto l'abbiamo visto abortire il suo tentativo, adesso sta provando a migliorare il suo primo giro, 1,24,445, che al momento lo piazza in quinta posizione, in terza fila, quindi adesso è il primo pilota, avrà pista relativamente libera perché mancano ancora 4 minuti. Proposta, dopo il giro di Ste, cioè all'inlap di Ste, se mi dà la scia sul rettilineo, quello dopo la Ordini di chicane. scuderia intanto, sentiamo ordini di scuderia dal team Ferrari. Era un ordine di scuderia questo, mi ricordavo che avevamo ancora Sì, mo forse facciamo due la possibilità tentativi, ti facciamo sapere. di poter vedere e sentire Pa. soprattutto questa cosa. Quindi evidentemente stanno facendo giochi di squadra i piloti Ferrari. Non so se si è sentito abbastanza distante il team radio, però da quel che ho capito cercheranno di fare un gioco di Sì, quindi alla fine quello che ho detto prima sci. si è andato abbastanza a capovolgere, però. No, ci può stare perché evidentemente c'è stato un piccolo problemino tecnico per Stefano Pescosolito perché appunto l'avevamo visto che ha abortito il suo tentativo troppo presto, diciamo, e quindi evidentemente ha optato per questa strategia, ha optato per una strategia volta a migliorare perché giustamente è l'unico pilota che insieme a Rondelli che può guadagnare posizioni in classifica piloti. È anche giusto, insomma, che ci sia anche il gioco di squadra. Attenzione, tanto l'Alpine di Del Lovo fuori. Ma fortunatamente dovrebbe aver ripreso la propria corsa. Esattamente così. Tanto Stefano Pescosolito sta andando a chiudere la sua prestazione. Vediamo se riesce a migliorare. Intanto 2 minuti e 50. E rimangono ancora i box i piloti. Quindi gli tengono proprio l'ultimissimo tentativo. 1,24 e 835, niente, non riesce a migliorare la sua prestazione Stefano Pescosolito, che
rimane in quinta posizione. Vediamo se può fare ancora un giro. Credo che proverà a fare un altro giro, chiaramente. Del Lobo, adesso andiamo a monitorare se Del Lobo è rientrato in box. No, ha continuato, quindi evidentemente non ha neanche rovinato i suoi pneumatici. Stefano Piscosolio che sta migliorando la sua prestazione di 17 millesimi. E pian piano stanno uscendo anche gli altri piloti, perché vedo la Red Bull di Gandolfi, che appunto è nel settore 3 in questo momento. Sta lanciando. No, qui su Stefano Piscosolio, il pilota Ferrari. Adesso c'è un po' di traffico davanti. Vedo che ha Rondelli e Baldana che stanno nel loro giro di uscita. Paga un decimo nel secondo settore nei confronti del suo stesso tempo. Attenzione che trova Rondelli. Rondelli ha scartato verso destra. Forse gli ha provocato un ostacolo. Gli ha dato ostacolo. Oh, si gira Stefano Piscosolio. 360 per lui. Si mette giustamente fuori dalla carreggiata il pilota della Ferrari, rientra in pista purtroppo, quindi autore di questo testa coda, e credo che non abbia più tempo per fare una Simo, niente vascia, che credo che le bombe mai siano rovinate, no Pigia? Ne abbiamo visti tanti, sì comunque ne abbiamo visti tanti di testa coda questa sera, devo dire abbastanza sorprendentemente. No, dopo uno di questi sono da buttare, è da buttare il sapete pneumatici. Esatto, tanto ho visto l'Aston Martin di Buonocore ferma al lato della pista, che ha fatto passare appunto Raffaele Gandolfi e col qui pilota Red Bull. Poi adesso andiamo a vedere pure la Ferrari. Simone Gallo in realtà è rimasto in box, almeno dalla minimappa sembrerebbe rimasto ai box. Ah sì, no, scusami, Stefano Piscosolio. 21-24, 161, migliora leggermente e va in terza posizione Raffaele Gandolfi con la Red Bull, quindi buona prestazione, intanto 20 secondi alla fine. Eccolo qui, Simone Gallo, andiamo a seguire il suo giro. Ha migliorato di qualche millesimo la sua prestazione nel primo settore. Il settore 2 paga 55 millesimi, ricordiamo che ha circa un decimo di ritardo nei confronti di Raul Baldan, che va a migliorare ancora la sua prestazione, 1.23.463, quindi ottima prestazione la sua, che al momento lo mette in pole position. Simone Gallo purtroppo prova in tutti i modi a cercare di sopravanzare il tempo di Raul Baldan, ma incappa in un errore che quindi gli pregiudica la sua prestazione. A questo punto possiamo dire che Raul Baldan è in pole position per questo ultimo Gran Premio dell'edizione 9 di Atom, quindi con 1.23.464. Complimenti a Raul Baldan, ottima prestazione. Torniamo in studio. Non credo che gli altri piloti stiano migliorando, perché vedo che hanno preso quasi tutti bandiera a scacchi, tranne Gandolfi che però ha un intertempo molto alto. Torniamo ai box. E quindi alla fine è uscito a tutti gli effetti a migliorare il suo tempo abbastanza da riuscire a fare pole position alla fine, come avevo detto prima. Però ora non ricordo esattamente quale fosse il primo tempo, però mi sa che avrebbe fatto pole position anche senza fare. Allora ragazzi, potete uscire dalla sessione, ripeto, uscite dalla sessione, grazie. Intanto sì, sta venendo ricreata la sessione per inserire eventuali penalità di posizione. E qualifica interessante, come immaginavo, i piloti si sono mantenuti in posizioni abbastanza compatte, anche in quantità di tempo abbastanza compatte, quindi sarà interessante vedere la gara, soprattutto i primi giri, e non so perché mi continuo a sentire questo pizzichio che alla fine della gara ci sarà una safety car, onestamente. Se ce ne fosse una sarebbe interessante anche il finale, sicuramente. Tra l'altro veniamo appunto da interessanti gare, no Pijox, soprattutto segnate da safety car su safety car, no? Quindi giustamente andremo, sì, a vedere, insomma, veniamo dal Brasile, da Singapore chiaramente, che è una pista in cui è comune la presenza di safety car. Esatto.
Allora, ti sgancio un attimo, così puoi andare in direzione gara a chiedere appunto lumi dal punto di vista della lobby, quindi per sapere quando sarà pronta per la griglia di partenza. Quindi ti aspettiamo. E niente, quindi la prestazione vede un Raul Baldan che partirà appunto in pole position per questo ultimo appuntamento, seguito da Simone Gallo che comunque cercherà di sopravanzare il buon Raul. La sfida si è fatta interessante. Tra l'altro, non è una sfida inedita per quest'anno perché più volte i due piloti sono trovati a confronto. Ricordo un duello molto emozionante a Miami, in particolare, dove i due piloti se ne sono dati di santa ragione in pista. E quindi sarà sicuramente molto interessante vedere la loro prestazione. Allora, intanto, vediamo. In attesa di Pigeox che dovrebbe tornare a breve ai box con noi, insomma, in studio. E tra l'altro, voi chat, non so se ci siete ancora in chat, ma ok, intanto siamo pronti per ricollegarci, quindi a brevissimo ripartiamo con la gara. Voi in chat, chi pensate possa essere chiaramente il pilota che oggi può più che mai essere favorito per vincere? Eccolo qui, Pigeox, tornato. Intanto mi è stato comunicato alla direzione di gara che la sessione è pronta, stanno attendendo solamente che entrino i piloti e mi richiedono anche che tu muti lo zello della scuderia Ferrari Sì, dalla direzione. si è sentito, si è sentito. Beh, noi abbiamo, giustamente abbiamo, come si dice? Siamo orecchie ovunque. Abbiamo voluto, esatto, bravissimo, abbiamo voluto ascoltare anche dal punto di vista della scuderia Ferrari, quindi abbiamo questo vantaggio, essendo l'ultima gara possiamo permetterci anche questo, molto interessante tra l'altro, scoprire che hanno tentato, che poi in realtà non è riuscito perché entrambi i piloti hanno fatto comunque un errore nel loro ultimo tentativo, quindi purtroppo per loro alla fine non è stato possibile realizzare il gioco di scuderia, il gioco di squadra, però adesso vedremo se in gara poi riusciranno eventualmente a fare meglio, no, Pigio? Sì, vedremo se riusciranno, però a questo punto direi che mi aspetto facciano bene loro, ma avere avanti Baldan che la sta tentando così, Rondax che in realtà è l'unico che sta combattendo davvero per le posizioni davanti, Sì, per per il la lotta terzo delle prime posto. tre posizioni. Esatto. Quindi sarà interessante anche questo e comunque c'è anche una piccola battaglia più interna tra Pescosolido e Baldani, in realtà, perché si trovano a 4 punti di differenza, Esatto. quindi anche loro si possono battere Sì, l'avevamo per segnalato, la. l'avevo segnalato durante le prove libere che effettivamente sono loro due, diciamo, queste due coppie sono quelle che più che altro si giocano posizioni, quindi Raul Baldan e Stefano Pescosolido e Rondelli nei confronti di un Brenno Guaraldi che stasera non corre, quindi Rondelli deve necessariamente fare secondo o terzo, giusto gli basta la terza posizione Sì, per lui è sufficiente la per terza. guadagnare la terza posizione anche nel campionato piloti. Quindi a breve ci collegheremo. Dovrebbe esserci buon tempo da quel che intravedo. Anche perché a Abu Dhabi, insomma, dovrebbe Sì. essere un po' rara la pioggia, però sapete bene. La pioggia qui negli Emirati Arabi, ammetto, sarebbe una condizione più che particolare e rara. Abbastanza strana, passami il termine, insomma, dovrebbe essere un po' strana come situazione, che però tutto è possibile, ricordiamo, Possibile. stiamo comunque stiamo su un videogioco, quindi tutto può essere e potrebbe anche capitare, ma non credo, insomma, che mai stasera possa capitare una cosa del genere. Sarebbe interessante, Sarebbe sicuramente. sicuramente interessante e curioso, no? Perché Purtroppo non posso nemmeno dire stagione prossima potremmo vedere perché la pista di Abu Dhabi sarà assente, quindi godiamocela per quello che è stasera perché fino a dopo. Come minimo dopo l'estate prossima non la vedremo più, quindi godiamocela per esatto. stasera, per Edizione coloro almeno che la possono considerare bella. 10, che tra l'altro sarà un'edizione 10 con, insomma, da quel che ho visto sono circuiti storici, perché appunto c'è Imola, c'è Monza, c'è Spa. Quindi diciamo sono stati un po' accantonati i circuiti, sono stati accantonati i circuiti cittadini
anche di nuova concezione, quindi lo stesso Miami, così come Jeddah, sono dei circuiti, passami il termine, sono dei circuiti semicittadini, perché vogliono essere dei Ragazzi, circuiti potete cittadini, mettere ma al tempo pronto, in stesso bocca sono al molto lupo. veloci, in particolare Jeddah che ha quella sezione con un rettilineo sterminato ed è molto facile incappare in errori, il muretto è vicinissimo, quindi sappiamo bene, insomma, che può provocare incidenti, safety car su safety car. Quindi, almeno per la decima stagione, per la decima edizione di Atom, non ci dovrebbero essere questi problemi. Probabilmente ce ne saranno degli altri, ma non ci saranno questi problemi dal punto di vista della pista, ecco, portati dalla conformazione della pista. Quindi vi ricordo ancora una volta, se volete partecipare alla decima edizione di Formula 1 Series, mi raccomando, il link ve l'ha appena fornito Pigeox in chat, così come il Discord, entrate lì se volete partecipare, quindi siete dotati di tutta l'attrezzatura necessaria per poter giocare e quindi guidare Formula 1. Vi aspettiamo, insomma, magari ci si vedrà in griglia di partenza. Allora, vedo che ci stiamo quasi per collegare, mancherà poco. Ci collegheremo, insomma, in quel da Abu Dhabi. Tra l'altro, gara è notturna perché Abu Dhabi è uno di quei circuiti, in cui la gara necessariamente viene affrontata nelle ore serali. Questo perché anche per la temperatura, perché nella realtà, insomma, la temperatura lì negli Emirati Arabi è una temperatura molto alta, e quindi solitamente le gare negli Emirati Arabi, se diciamo avete confidenza con l'ambito motoristico, solitamente sono gare che vengono corse tra il tramonto e la notte, no? Soprattutto anche nella parte endurance, insomma, anche nelle 12 ore del Golfo. Difficilmente ne vengono corse 24 proprio perché è difficile resistere a temperature così alte. Esatto, anche Però perché è proprio pericoloso per la sicurezza sia dei piloti che proprio per la sicurezza dettata dalle vetture, perché potete immaginare con temperature molto alte i motori, insomma, sono sollecitatissimi. Quindi non è mai il massimo, insomma, rischiare poi di incappare in un problema grosso del genere, no? Perché capisci bene che dopo magari tanto, tanto lavoro, incappare in una rottura del motore dettata da una temperatura molto alta, insomma, non è il massimo. Quindi per questo motivo le gare qui in territorio degli Emirati sono appunto gare in notturna. E tra l'altro, quindi andremo a goderci questo spettacolo, andremo a vedere effettivamente se ci sarà il bis di Raul Baldana, che quest'anno ha già vinto il Gran Premio, se non erro il Gran Premio di Australia. E invece andremo a vedere se Simone Gallo riuscirà a ottenere un'altra vittoria. Quest'anno comunque è stato un pilota molto veloce, purtroppo non gli è bastata la sua velocità per contrastare Nicolò Cinelli, che stasera manca, campione appunto di questa edizione, il pilota della McLaren. Però Simone Gallo, insomma, ha dato prova di sé. Intanto ci colleghiamo con la pista, che vedo che siamo lì lì per le procedure Ragazzi, di partenza. bandiera Ecco. rossa, uscite dalla sessione, grazie. Direi che gliel'hai così cufata qui, a quanto pare non era pronta. Dovremmo attendere qualcosa in più. Ci sarà stato qualche problema dal punto di vista della creazione, immagino, della lobby o qualche impostazione, quindi. Sì. Torniamo in studio, vedi? Giustamente è l'ultima gara. Ci deve tormentare fino all'ultimo. Vabbè, può Come succedere. sta, tra l'altro. Può succedere, ci mancherebbe. Allora, quindi andiamo a vedere. Andremo a vedere, quindi aspettiamo ancora. Cioè, ci fanno attendere questi piloti stasera. Quindi questo gran premio finale, no, Pigio? Tra l'altro, tu vieni proprio dal fatto che sei stato anche al di qua della barricata, perché sei stato anche pilota nelle edizioni precedenti del campionato, quindi sai, insomma, come funziona l'attesa, com'è problematica anche per la concentrazione, no? Tutto questo discorso di lobby sempre, diciamo, difficile, no? Per un pilota. E sicuramente il fatto che si sia aggiunto questo tempo in più della creazione della prima sessione ulteriore rispetto a quella di qualifica, poi adesso il tempo che ci sono stati altri problemi, sicuramente non aiuta la concentrazione del pilota, però potrebbe magari dare un'altra possibilità a chi spesso magari capita che ci sia errore nel setup o magari di tempo perché non si corre a poter vedere magari qualche dettaglio che si voleva
vedere prima della gara, proprio perché non si riesce, magari così qualcuno ha la possibilità anche di aggiustare come stava Il andando prima. guinzaglio come prima, se vuoi, puoi andare a chiedere in direzione gara come sta procedendo la cosa. Ok, abbiamo sguinzagliato il buon Pidgeox, così giustamente ci può dare in tempo reale informazioni riguardo appunto a questa gara. Quindi mi raccomando, rimanete incollati perché a brevissimo ci collegheremo per il Gran Premio di Abu Dhabi. Mi raccomando, quindi un piccolo trucco qua tecnico, ormai siamo abituati. Eccolo, Pidgeox. Mi arriva l'informazione dalla direzione di gara che c'è stato un problema nella lobby, si è buggata la lobby Ah, e quindi stanno adesso ricreando una nuova sessione che non dovrebbe avere problemi, si spera. ok, si spera, noi speriamo. Noi intanto siamo qua attendendo l'invito, quindi per entrare il pass, no? Quindi ci manca il pass per entrare in circuito in attesa appunto di questa gara. Gara ripercorrendo quest'anno, devo dire, probabilmente forse dato buonasera Nicolò Cinelli, vedi, stavo citando appunto il campionato e se compare in chat il campione in carica di Atom. Buonasera Nicolò, buonasera a te, Buonasera. buonasera, ben arrivato, complimenti ancora per la stagione. Possiamo fare un po' di recap in attesa che viene ricreato appunto tutta la lobby, e possiamo fare un po' il recap della stagione. Una stagione che appunto ha visto Nicolò Cinelli dominare, perché comunque è riuscito a prendere e ad accumulare un buon vantaggio già dalle primissime gare, cosa che poi si è portata avanti e ha incrementato ancora di più, finché poi già dopo l'Ungheria è diventato campione di Formula 1 Series edizione 9, tallonato da quel Simone Gallo che aveva subito sparato la cartuccia iniziale con la vittoria in Bahrain, cosa che l'aveva portato provvisoriamente in testa alla classifica, che però poi è incappato in qualche errore, vedi Imola, vedi anche lotte, ti ricordi Miami con Valdan, è stato un duello molto emozionante, e poi ulteriori errori come quello in Barcellona che hanno però pregiudicato poi alla fine il suo risultato mondiale, comunque una seconda posizione onorevole nel mondiale. Poi ci sono stati piloti che man mano si sono alternati, no, Piggio? Hanno iniziato a vincere qualche evento, tipo Guaraldi ad esempio, o Raul Baldan stesso, che anche Rondelli tra l'altro è riuscito poi a vincere un evento quest'anno. Sì, durante questa edizione abbiamo avuto rispetto al passato tanti piloti che hanno vinto almeno un evento. Abbiamo avuto Cinelli che ne ha 26. Ragazzi, accettate il nuovo invito di Simone, cortesemente, grazie. Gallo che ne ha 23, Guaraldo ne ha vinto 1, Rondelli ne ha vinto 1, Baldan ne ha vinto 1 e addirittura Pavanna ne ha vinto 1. Quindi molto assortita la lista di piloti che sono riusciti a guadagnare almeno una vittoria. Però. Questo chiaramente ha comportato che non ci fosse un singolo pilota che ha avuto molte molte vittorie, ma più che altro una ampia varietà di piloti che ne hanno presa qualcuno in meno. Sì, ci sono state delle new entry appunto dal punto di vista delle vittorie, vedi Baldan, la sua prima vittoria in quel di Atom. Poi ci sono state delle conferme dal punto di vista dei risultati, quindi anche Breno Guaraldi comunque ha avuto un'ottima progressione quest'anno. E invece un po' un deficitario di Rondelli, no? Perché Rondelli diciamo, era il vice campione, ricordiamo che ha perso il mondiale puramente per questione di numero di vittorie nei confronti di Don Frank nell'ottava edizione, persa in quella maniera rocambolesca proprio qui ad Abu Dhabi. E Rondelli che si è trovato poi a dover difendere diciamo la sua seconda posizione mondiale con una prima parte di mondiale invece di questa nona edizione abbastanza de deficitaria appunto, che però man mano poi ha corretto, è riuscito a vincere anche a vincere una gara che però non gli ha permesso di difendere il secondo posto nei piloti, e quest'anno invece sta lottando al momento per la terza posizione nei piloti. E tra l'altro, quindi siamo qui per collegarci, vedo che c'è attesa, oggi i piloti si fanno aspettare, Biggio, sono delle prime donne.
Oggi dovremmo avere un attimo di pazienza perché. Dovremmo avere un po' di pazienza, ma è normale. Siamo arrivati anche abbastanza scarichi, concedetecelo, perché veniamo da un periodo molto intenso, no? Pigiox, io e te, insomma, è tutta Atom, lo sappiamo bene. Veniamo da settimane intense tra Formula 1 e GT Series, che si è concluso sul finire dell'anno 2022. E quindi siamo arrivati molto stanchi a questo evento, che però cercheremo di onorare al meglio. Mi raccomando, non è che si va in vacanza, cioè durerà poco questa vacanza, 3 settimane come ha detto Bigiox, e ci sarà già il primo evento, ma credo anche qualcosa in meno, visto che ci sarà, presumo, anche qualche sessione di test durante questa pausa. Penso, probabilmente sì. Praticamente è stata quasi più lunga la pausa durante le ferie natalizie, però Esatto, esatto. questo campionato è stato lunghissimo, il più lungo fino ad oggi, 14 gare. Il prossimo sarà di 9, quindi un pochettino più ristretto, che oserei dire era sacrosanta come cosa, perché 14 sono davvero tante, però abbiamo potuto vedere un campionato avvincente e, come ho detto prima, tanti piloti diversi sono riusciti a vincere. Quindi interessante nel complesso, anche grazie a questo ampio numero E di gare. ne approfitto, già l'abbiamo fatto la scorsa gara, ma ne approfitto ancora una volta per ringraziare voi che avete seguito tutto il campionato Adom dalla prima all'ultima gara, per ringraziare tutto lo staff che c'è dietro Adom, compreso Pigiox qua sotto, che lungo queste 14 e più tappe, perché considerando anche i test arriviamo anche a 16, devo dire che c'è stato veramente tanto tanto Ragazzi, tanto potete lavoro mettere dietro questa cosa. pronto, sperando sia la volta buona, in bocca al lupo. Ok, intanto si è sentito dalla direzione gara che dovremmo esserci con le tempistiche, sperando che non ci siano ulteriori problemi. Speriamolo, ragazzi, perché effettivamente ci mancherebbe anche quello, ci manca. E poi abbiamo veramente fatto tutto. E Pigio, tu che dici? Chi pensi possa essere il vincitore di oggi? Dai, facciamo il Toto vincitore. Io mi giocherei stasera Gallo, ti direi, perché questa potrebbe essere la sua occasione. Non è andato benissimo, o meglio, non è andato in pole position nella qualifica, però lo vedo bene adesso e immagino se la combatteranno per la seconda e la terza, per la seconda, Baldan e Rondax più che altro. Chat, io non mi esprimo perché dopo che prima ho detto siamo pronti per iniziare è crashato tutto e mi taccio, quindi lascio alla chat il compito di ipotizzare il vincitore. Manca comunque pochi secondi, non so che dico da un po', ma mancano pochi secondi effettivamente. Adesso li vedo proprio, siamo già collegati con i box, quindi arriveremo in pista. Sperando che, insomma, che tutto vada bene. Sapete bene che il gioco è abbastanza problematico, usando un eufemismo per non scendere in polemiche alla Verstappen, però devo dire che Formula 1 purtroppo ogni tanto si lascia andare a grossi problemi, il gioco di Formula 1 chiaramente si lascia andare a grossi problemi, come avete anche potuto vedere già da stasera col problema delle lobby online. Noi facciamo tutto il possibile, no, Pigio? Noi ci proviamo a fare il massimo. È chiaro che ci siano problemi, purtroppo non causati a noi, però ce ne Esatto, cioè noi facciamo una ragione andando avanti. andiamo oltre, noi cerchiamo sempre di andare oltre il problemino tecnico da punto di vista del gioco, che purtroppo ci fa andare un po' più in là con gli orari, ma questo è normale, può capitare. Comunque dovremmo esserci. E invece tra Pescosolido e Baldan, quindi ipotizzi che ne uscirà vincitore del duello. Pescosolido e Baldan, attualmente vado un attimo a controllare i punti a cui si trovano i due. 4 punti perché Baldan a 4 punti avanti 100 e Baldan. Pescosolido a 96. Io lo vedo meglio per Baldan, chiaramente sembra quasi scontato vista la posizione di partenza. Potrebbe essere interessante la battaglia, anzi immagino sarà interessante perché comunque, come abbiamo sentito prima, Stefano Pescosolido ha dalla sua parte Simone Gallo. Quindi potremmo vedere una bella battaglia tra loro e in questa battaglia potrebbe
proprio uscirne sopra tra i due litiganti, il terzo potrebbe essere proprio Gallo, che potrebbe riuscire, come dicevo prima, a vincere questa gara. Però vediamo. Tra l'altro vedo che incredibilmente, esatto, Pesco Solido è indietro, evidentemente ha avuto un problema, adesso non è sfuggito, ma evidentemente è andato lungo, vedi, adesso sta risalendo un po' la classifica, che lui doveva partire in quarta posizione, invece ha avuto un problema in questo giro di formazione, che appunto era in quarta posizione, invece ce lo siamo trovati addirittura in ottava, quindi evidentemente è stato qualche problema. Comunque andiamo a riepilogare la griglia di partenza, che vede in pole position Raoul Baldan con la sua asse, in seconda posizione Simone Gallo, in terza posizione Luca Rondelli, l'Alfa Romeo, quarta posizione la seconda Ferrari di Stefano Pesco Solido, quinta posizione per Gianluca Buonocore Aston Martin, sesta posizione per Andrea Del Lovo Alpine, settima posizione Salerno Alfa Tauri, ottava posizione Federico Signorelli su Mercedes e nona posizione per Gandolfi, che incredibile. Giustamente doveva pagare le posizioni di penalità, ecco perché. Quindi la sua, diciamo, terza posizione in qualifica purtroppo viene declassata all'ultima posizione, per quanto doveva scontare le penalità precedenti. Siamo pronti quindi per questa gara di Abu Dhabi. Siamo pronti e squalifica sessione. Ok. Siamo pronti per partire. I semafori si accendono. 3, 4, 5. E parte il Gran Premio di Abu Dhabi. Parte il Gran Premio di Abu Dhabi con un ottimo scatto della Ferrari di Simone Gallo, che passa in testa. Per un pronti tra Ubaldana che va larghissimo. Prova Raoul Baldan, attenzione, a rientrare, rientra in seconda posizione, in terza posizione invece c'è Rondelli. Contatto dietro intanto tra Salerno e Signorelli, mi sembra. Esatto, ancora Baldan che qui vedo allagare in maniera pesante. Terza posizione per Rondelli, quarto per Pesco Solido, quinto invece Andrea Del Lovo, sesto invece Buonocore. Ancora davanti con Baldan, aggressivo nei confronti della Ferrari di Simone Gallo. Prova l'attacco all'interno, vediamo, si butta all'interno Raoul Baldan, vediamo se chiude la traiettoria con Simone Gallo, che riesce nell'incrocio a tenere la posizione. Ricordiamo, Baldan parte con gomma dura, ma adesso ha il vantaggio della traiettoria all'interno. Si va addirittura la scarta incredibile, va dietro la scia di Simone Gallo. Attenzione con Rondelli che si fa vedere all'esterno. L'Alfa Romeo di Rondelli ha provato a restituire l'attacco invece nei confronti di Raoul Baldan, passano indenni, quindi adesso la situazione vede Simone Gallo in prima posizione, secondo Raoul Baldan, terzo Luca Rondelli, quarto invece Stefano Pesco Solido, quinto c'è l'Alpine di Andrea Del Lovo, un buon scatto, sesto invece Gianluca Buonocore Aston Martin, poi Gandolfi settima posizione, ottavo e Salerno, nono invece Federico Signorelli. Ultraguardo ancora la Ferrari di Simone Gallo con Raoul Baldan. Tra l'altro notare come Simone Gallo è gomma media pigio, mentre invece Raoul Baldan è gomma dura, quindi differente strategia tra i due. Sì, differenti strategie. Errore di Baldan, attenzione, scusami pigio, errore di Baldan che si gira, è andato largo in curva 3 e si gira, incredibile, adesso passano le vetture e va a finire in ultima posizione Raoul Baldan. Peccato per lui, brutto errore. Intanto la situazione vede quindi Simone Gallo in testa al Gran Premio di Abu Dhabi con oltre un secondo di vantaggio nei confronti di Luca Rondelli, in terza posizione Stefano Pesco Solido, che è rimasto lì a circa poco meno di un secondo da Luca Rondelli, poi c'è Peck Andrew, quindi Andrea Del Lovo in quarta posizione, quinto Buonocore, sesto Gandolfi, settimo Salerno, ottavo Signorelli con Baldan, che purtroppo è incappato in quell'errore in ultima posizione. Ancora bandiera gialla nel settore 3 con Del Lovo che si è girato in un 360 per lui. Attenzione che avanzano le vetture con Raoul Baldan molto aggressivo nei confronti di Federico Signorelli, questo terzetto che sta lottando al momento per la sesta posizione. Baldan chiaramente ne ha di più, lo ha dimostrato intanto Simone Gallo, 1.27 826, prima posizione per lui.
va largo Signorelli, ne approfitta Raul Baldan che riesce a chiudere il sorpasso e quindi riesce a guadagnare la settima posizione. Adesso si lancia all'inseguimento di Salerno. Allora Biggio, che ne dici di queste prime scaramucce tra i piloti, soprattutto dell'errore di Baldan? Che cosa ne pensi? Vincenti questi, l'inizio, questi primi giri, ma sì, soprattutto quello di Baldan, onestamente io non ho capito bene cosa è successo lì, perché è andato largo, però poi è sembrato come se la macchina fosse sobbalzata e poi avesse totalmente perso controllo, nonostante non fosse in curva, in frenata o particolarmente di accelerazione. Era andato largo, è andato largo, e forse il Kerbs è stato un pochettino diciamo infido per lui e purtroppo si è incappato in qualsiasi cosa. Evidentemente anche le gomme, ricordiamo che lui a gomma dura intanto prova il sorpasso addirittura all'esterno che poi diventa interno nella curva successiva e si è contatto con Salerno Baldan, purtroppo ancora un secondo contatto tra i due e si girano entrambi e Salerno perde la posizione mentre Baldan appunto è in ottava. Adesso avrà anche i pneumatici abbastanza usurati visto le due uscite di pista, quindi è strano insomma. Sì, quello che ho detto prima praticamente va a cambiare quasi totalmente quello che dicevo inizialmente della battaglia tra Rondelli e Baldan, perché per l'appunto tra Baldan e Pescosolido, no, certo, perché ormai sì, tra Rondelli e Baldan in pista, sia tra Baldan e Pescosolido per i punti, e vedremo. Io penso che l'unica opportunità per cui Baldan potrebbe avere ancora una possibilità di non avere un danno troppo ampio sarebbe che Pescosolido avesse un problema anche lui. Intanto Del Lovo prova il sorpasso nei confronti di Signorelli e lo porta a termine, buon sorpasso il suo. Andiamo davanti con Gandolfi invece, che è affiancato a Bonocore e l'Aston Martin, e prova il sorpasso per la quarta posizione all'esterno nel rettilineo e chiude un bel sorpasso Raffaele Gandolfi con Red Bull, quarta posizione. Giustamente il circuito si presta molto con questi due lunghi rettilinei e con doppia zona DRS consecutiva. Porta diciamo al vantaggio. Intanto ancora Signorelli e Del Lovo, non è finito il duello tra i due, con Del Lovo che prova a chiudere la strada nei confronti di Signorelli e guadagna la posizione, rimane davanti, prova adesso un incrocio Signorelli ma rischia di perderla in uscita, quindi Del Lovo riesce ad andare via e a guadagnare la posizione nei confronti di Federico Signorelli. Davanti intanto la situazione è ancora abbastanza costante e diciamo ferma, con il giro più veloce adesso di Raul Baldan che chiaramente sta cercando di sfogare in pista la frustrazione per i due contatti precedenti, quindi va a segnare un 27.826. Prima posizione quindi per Simone Gallo, seconda posizione per Luca Rondelli, terza posizione per Stefano Pescosolio, che comunque è un secondo e quattro da Luca Rondelli. In quarta posizione c'è Raffaele Gandolfi, incalzato da Gianluca Bonocore in Aston Martin, che sta cercando di riguadagnare, di risuperare il pilota della Red Bull. E tanto c'è Raul Baldan che on fire, sta cercando nuovamente di superare Signorelli. Attenzione, quasi il contatto tra i due, forse una laggata di Signorelli, permettimi, non Piggio. Intanto si gira di nuovo Baldan, si gira nuovamente, stavolta va a colpire il muro, colpisce il muro Raul Baldan e si rompe l'alettone. Incredibile, è il terzo contatto per Raul Baldan questa sera. Fortunato, molto sfortunato, però va messa anche in considerazione la componente dell'aggressività che aveva questa sera, perché ovviamente andando a battersi per una posizione in campionato che comunque sicuramente avrebbe fatto piacere raggiungere, immagino che fosse abbastanza commentato nelle azioni e si è dimostrato. Sì, è stato molto aggressivo qui, non si è ben capito se c'è stato un contatto, sembrerebbe dal lag dal punto di vista di Signorelli, perché da quel che ho visto c'è stato uno scarto improvviso della sua Mercedes, però poi il contatto è arrivato dopo e Raul Baldan si è girato in uscita dalla chicane, quindi incredibile. Infatti adesso rientra in box, andiamo a vedere se effettuerà un cambio gomme, come credo che sia. Evidentemente queste gommature non stanno funzionando.
anche perché sappiamo che da quest'anno le termocoperte sono ferme a 70 gradi, infatti c'è un pit stop con gomma rossa addirittura, Raul Baldana, e quindi proverà una rimonta forsennata. Cambio anche dell'alettone, la situazione in pista è abbastanza sgranata con il gruppo, quindi con distacchi considerevoli l'uno dall'altro, rientra in pista Raul Baldana in ultima posizione con gomma soft. Quindi davanti al momento in testa c'è Simone Gallo con circa 1 secondo e 6 di vantaggio nei confronti di Luca Rondelli in Alfa Romeo. Terza posizione invece per Stefano Vescosolio, eccolo qua, in 1 secondo e 7. Diciamo c'è quasi la stessa distanza tra Rondelli e Gallo tra quella con tra Vescosolio e Rondelli. Poi indietro c'è invece Raffaele Gandolfi, quarta posizione, a 3 secondi e 3 da Rondelli, invece a 2 secondi Gianluca Bonocore, e poi invece c'è anche un gruppo più staccato con 7 secondi di distacco, che sono tanti in 7 giri, ma ci sono state tante scaramucce, quelle di Andrea Dell'Ovo nei confronti di Gianluca Bonocore, poi 6 secondi e mezzo per Federico Signorelli, seguito a 1 secondo da Dennis Salerno dell'Alfa Tauri, e poi in ultima posizione a 30 secondi circa c'è Raul Baldana. Tanto davanti, quindi la situazione al settimo giro di 29 vede questo Rondelli chiuso nel panino delle due Ferrari. Tra l'altro si sta molto avvicinando Rondelli, evidentemente sta provando adesso l'attacco. Bisognerà anche vedere quanto dureranno le gomme, no, Pigio? Perché è chiaro che gomma dura ti porta in là con la strategia, ma abbiamo visto che il circuito è molto abrasivo, no? Sì, vedremo quanto riusciranno a farlo far durare questa mescola, però io immagino per le medie dovranno resistere per avere uno stint che riesca ad arrivare. Si gira Signorelli intanto, che ha subito il sorpasso dal punto di vista da parte di Salerno, e purtroppo è incappato in un testa gola. Immagino dovranno fermarsi attorno al 13°-14° giro circa. Vedo che adesso sta faticando molto la Ferrari di Simone Gallo, che forse ha dato uno strattone troppo importante all'inizio, perché Rondelli ha guadagnato molto nei suoi confronti. Adesso è sotto il secondo, quindi adesso ha il DRS a disposizione. Intanto bandiera gialla nel settore 3, ancora Signorelli, ancora testa quota, triplo testa quota per lui. Evidentemente gli pneumatici sono molto caldi in questo momento. Rondelli, eccolo qui, si è attaccato alla Ferrari, la coda della Ferrari di Simone Gallo, che probabilmente dovrà anticipare la sosta, forse ha chiesto un po' troppo alle sue gomme. Guardate quanto li prende tutta la scia, proverà forse nel rettilineo, il secondo rettilineo proverà Rondelli l'attacco, guardate quanto ha recuperato in frenata, ancora bandiera gialla al Signorelli in settore 3. Rondelli che adesso apre il DRS, vediamo se Simone Gallo prova a chiudere la traiettoria interna, così infatti è. Ma è ancora lontano Rondelli per tentare un attacco, quindi si deve accodare. Attenzione della direzione gara, all'auto numero 30, Federico Signorelli, bandiera bianco-nera per guida pericolosa. Bandiera intanto bianco-nera per l'auto numero 30 di Federico Signorelli, che si ritira dalla sessione. Si è ritirato dalla sessione ai box, quindi... c'è il primo ritiro di questa gara della Mercedes di Signorelli. E Rondelli, Pigio, ha preso Simone Gallo, e entrambi stanno comunque guadagnando molto nei confronti di Stefano Pescosolio. Sì, diciamo che come mi aspettavo inizialmente, Gallo riesce a stare effettivamente davanti nonostante Rondelli si stia avvicinando. E sarà interessante vedere con Rondelli, che ormai è abbastanza vicino, e con Pesco Solido io immagino potrebbe più che altro tornare comodo a Gallo nel caso riuscisse a interporsi tra lui e per appunto Rondelli. Rondelli però, è vicinissimo, Rondelli è vicinissimo, scusa Piggio, ma è vicinissimo, prova l'attacco addirittura, vediamo se si riaffaccia la Ferrari di Simone Gallo, che deve subire il sorpasso. Adesso proverà a riaccodarsi, ma vedo che il ritmo di Rondelli è incredibile, ne ha molto di più. Però adesso Simone Gallo prova a rispondere all'attacco subito di Luca Rondelli, prova l'attacco all'esterno, vediamo se ricompare l'Alfa Romeo di Rondelli, che tiene botta l'Alfa Romeo di Rondelli. I due piloti vanno
E Timone Gallo, incredibile, chiude il sorpasso nei confronti di Rondelli, ha tenuto all'esterno e alla fine gli ha dato ragione. Tanto dietro c'è il sorpasso di Buonocore nei confronti di Gandolfi, che ha rotto il muso. Infatti errore per Gandolfi, che rompe il muso e adesso è costretto ad entrare in box in quinta posizione. Direi bellissimo, bellissimo sorpasso da parte di Simone Gallo. Simone Gallo, sì sì, sto ormai dopo queste 14 gare ci sta, tranquillo. Questo sorpasso di Simone Gallo ottimo su Luca Rondelli, in contrapposizione al sorpasso iniziale di Rondelli. Esatto, perché sta tutto all'esterno, no, Piggio? Era molto difficile tenere la traiettoria esterna fino a che non sono arrivate le curve a 90 gradi. Intanto ancora Rondelli vicino. Io penso l'errore di Rondelli sia stato sorpassare qui, dove sta per tentare di risorpassare di nuovo. Forse è un po' lungo, vediamo. Prova a chiudere Simone Gallo, proverà l'incrocio probabilmente. Simone Gallo, che ricordiamo, ha uno svantaggio di mescola nei confronti di Rondelli, quindi probabilmente a gomme finire. Prova adesso Simone Gallo, di nuovo scia con Rondelli. Il duello tra i due che si stanno giocando al momento la vittoria di questo Gran Premio di Abu Dhabi. Rondelli prova a staccare molto lungo, ma Simone Gallo resiste ancora all'esterno. Vediamo se replica la mossa fatta in precedenza. I due vanno avanti e Simone Gallo ancora davanti nei confronti di Rondelli. Grande difesa quella di Simone Gallo. Ripeto, io sono dell'idea che Rondelli continuerà ad avere problemi se sorpassare a quel punto, perché il rettilineo che c'è dopo ti dà tutta la possibilità di ripassare, l'abbiamo visto con Gallo, e il danno è che se continua per troppo tempo a provarci rischia benissimo che si distruggano praticamente i suoi pneumatici, quindi non so quanto valga la pena, però... Esatto, tra l'altro ne ha approfittato, intanto Buonocore entra in box, quindi adesso andremo a vedere pure il suo cambio gomme con invece Baldane, che ha superato Gandolfi. Baldane che è autore al momento del giro più veloce. E Rondelli, hai ragione, perché effettivamente sorpassare nel primo rettilineo, ricordiamo che c'è doppia zona DRS, quindi avere il DRS qui e superare qui può dare opportunità a chi viene sorpassato di rispondere all'attacco. Ma ancora Rondelli, vediamo se ci sente, ci ascolta. Sembrerebbe di sì, perché rimane dietro nei confronti di Simone Gallo. Adesso prenderà la scia nel secondo rettilineo, però forse ha trazionato meglio la Ferrari di Simone Gallo. Vediamo se riesce a difendersi. Tiene tutto all'interno, tiene tutto all'interno Simone Gallo, che ha una grande reazione nei confronti dell'Alfa Romeo di Rondelli, che prova in tutti i modi a resistere, stavolta è lui in vantaggio di traiettoria. Attenzione, quasi si toccano i due piloti, e stavolta Rondelli riesce a chiudere il sorpasso. Ha sfruttato gli ha fatto scuola Simone Gallo negli episodi precedenti, nei sorpassi precedenti, ne ha approfittato e stavolta ha chiuso il sorpasso passando in testa. Bel sorpasso anche questo. Si è vista che la battaglia era molto serrata tra i due, però attualmente la meglio lo sta avendo Rondelli, anche con la mescola che teoricamente più dura dovrebbe avere più difficoltà. Ma va detto anche che Simone Gallo ormai si trova alla fine dello stint, quindi potremmo vedere come ci si troverà nella situazione opposta durante il prossimo stint, ipotizzando ce ne saranno solo due. Intanto il box dell'Ovo, eccolo qui, gomma media, quindi ci darà anche un feedback sulla durata delle gomme, che ricordiamo Simone Gallo è su gomma media anche lui, quindi vediamo la sosta di dell'Ovo, vediamo che gomme va a mettere, giustamente gomma dura, esce dai box. Intanto Buonocore è uscito con gomma dura, quindi anche lui ha effettuato la sua sosta, e anche penso Baldane, tra l'altro a breve avrà di nuovo il confronto con Gandolfi, lo ha sorpassato in pista, ma adesso Gandolfi è lì perché giustamente la sua gomma soft inizierà a soffrire. Si è rifatto sotto Simone Gallo, guarda che staccata Pigeox, vedo che gli guadagna tantissimo nella staccata Simone Gallo. Sì, va indubbiamente a guadagnarne tanto, ma ha detto, ripeto, anche che la mescola è molto più di qualità quella di Gallo rispetto a quella di Rondelli, quindi anche questo è un fattore da tenere in considerazione. Vediamo se tra i due nessuno ancora entra in box, quindi cercano di allungare la loro strategia, il loro stint. Ricordiamo che Rondelli su gomma dura, quindi dovrà fermarsi probabilmente con qualche giro di differenza in più rispetto a quella di Simone Gallo, che invece è su gomma media.
ma bisogna vedere anche quanto hanno effettivamente spinto sugli pneumatici i due piloti, perché giustamente se hanno consumato parecchio battistrada nei primi giri, anche avere una mescola più dura non comporta avere un vantaggio di durata, diciamo, del pneumatico. Tanto qui dietro la situazione è abbastanza calda con Baldan, che adesso ha raggiunto Dell'Ovo, che ha effettuato la sosta su gomma fresca, gomma dura, quindi dovrà mettere in temperatura Dell'Ovo, con Baldan che è appunto lì. Dobbiamo attenzionare sia qui che davanti, però ancora c'è quasi un secondo di vantaggio tra Rondelli e Simone Gallo. Quindi adesso Baldan, che è tallonato da Gandolfi, che ha subito il sorpasso ma si è rimesso subito alle sue spalle con gomma dura, tra l'altro. Quindi sarà molto difficoltosa adesso la fase di gara, in cui giustamente Baldan cerca in tutti i modi di recuperare il tempo perduto con quegli errori. Adesso prende la scia di Dell'Ovo, ma al tempo stesso Gandolfi prende la scia nei suoi confronti. Vediamo il sorpasso dalla visuale di Gandolfi, con Baldan che riesce a sfruttare l'incrocio. Adesso c'è addirittura un duello a tre con Gandolfi, che passa, incredibile, doppio sorpasso per lui, passa tutte e due i piloti davanti a sé con una grande mossa. Ma attenzione a Dell'Ovo, che prova a rispondere all'esterno, ne approfitta Raul Baldan, che forse riesce a trazionare meglio, ma all'esterno, e deve desistere. Sì, desiste dal sorpasso, perché comunque era una zona molto rischiosa per effettuare il sorpasso. Grande manovra intanto Simone Gallo e box, eccolo qui che esce con gomma dura. Quindi sorpasso per sosta e box per Simone Gallo, che sorpasso invece per Gandolfi nei confronti di Dell'Ovo. E Raul Baldan rientra in box anche lui. Raul Baldan, che ormai la va detto, sì, nonostante, diciamo, i tentativi di duello nelle retrovie, va detto che è un peccato per lui come si è andato. Errore per Rondelli. Si gira con gomma dura Rondelli. Si gira. Incredibile, testa coda per lui. Colpo di scena, che quindi va a perdere molti secondi. Attenzione che adesso c'è Stefano Pescosolido che passa in testa con gomma media. Sorpasso per Stefano Pescosolido. Attenzione, perché Rondelli credo che sia molto in difficoltà adesso con gli pneumatici. E tra l'altro Simone Gallo adesso con gomma dura, quindi ha il vantaggio del pit stop effettuato e potenzialmente virtualmente anche un vantaggio di qualche secondo. Rientrano sia Stefano Pescosolido che Luca Rondelli, e adesso ne approfitterà Simone Gallo, che invece già gomma in temperatura, gomma dura, eccolo qui che passa sul rettilineo e passa in prima posizione questo Gran Premio di Abu Dhabi. È un po' la sagra degli errori, no? Figio, sì, stavo per dire, ha mietuto molte vittime questo circuito, molto più di quanto me ne aspettassi. È dalla prova libera, dalla sessione prova libera, che vediamo diversi piloti che hanno avuto degli errori, soprattutto curva 6-7, ce ne sono stati molti. E nel complesso sì, si vede che non è un circuito facile, è evidente. Non è un circuito facile, ti do ragione. Tra l'altro qui vediamo Dell'Ovo che adesso ha preso di nuovo Gandolfi, ha messo in temperatura i suoi pneumatici, lui veniva dal pit stop mentre Gandolfi no, e prende anche un warning di 3 secondi, anzi penalità di 3 secondi per taglio, per track limits. E adesso proverà il sorpasso nei confronti di Raffaele Gandolfi. In questo momento la situazione viene a metà gara, in testa Simone Gallo con oltre 10 secondi di vantaggio nei confronti del suo compagno di scuderia. Attenzione, scusami, ma c'è anche Rondelli. bisogna seguire entrambe le lotte, perché c'è Rondelli che è molto vicino nei confronti di Stefano Pescosolido. Rondelli che ha gomma media, mentre Stefano Pescosolido ha gomma dura. Andiamo davanti, sto scommettendo sul sorpasso di uno dei due. Intanto Denis Salerno sovravanza, c'è una lotta tra Salerno e Baldan, vero, se la stanno dando di santa ragione. Sono affiancati i due, con Baldan che prova a rintussare l'attacco e non ci riesce perché Salerno ripassa davanti. Quindi un buon sorpasso per Salerno, che però adesso diventa
diventa dura chiudere Raul Baldana, che prova addirittura dall'esterno. Abbiamo visto tanti sorpassi dall'esterno in questa curva, stacca lunghissimo Raul Baldana, c'è un contatto doppio ancora contatto, incredibile, se ne stanno suonando veramente di santa ragione i due piloti. Alla fine però rimane davanti Salerno. Torniamo davanti con Stefano Pescosolito, tallonato da Luca Rondelli, che vorrà rifarsi dell'errore avuto in precedenza, commesso in precedenza. E al momento la situazione vede in gestione Simone Gallo, no? Piggio, perché adesso ha 10 secondi e mezzo, gomma dura, è vero, quindi può andare fino in fondo, cosa che Rondelli non so, perché chiaramente quell'errore gli ha anche rovinato i piani di strategia un po' lunga, no? Sicuramente, perché un danno del genere ti fa, un errore del genere ti va a danneggiare tutta la gara, ovviamente, soprattutto su gare che comunque non hanno una lunghezza particolarmente estrema, prolungata. Attenzione dalla direzione gara all'auto numero 97, Dennis Salerno, bandiera bianco e nera per aver forzato un altro pilota fuori pista. Bandiera bianco e nera per Dennis Salerno, che adesso sta riprovando a superare Raul Baldana. Adesso vediamo se prova a buttarti all'interno. È azzardato il sorpasso, ma stavolta Raul Baldana tiene botta e quindi tiene anche la sua settima posizione. E si gira Salerno, contatto, attenzione, potrebbe esserci... sì, c'è una safety car, mi sa, c'è una safety car incredibile. Vediamo se qualcuno ne approfitta per fare sosta, Piggio. Devo dire che qui per coloro che... non so, mi sembra che tutti quanti abbiano fatto il primo pit, giusto? Hanno fatto tutti il pit, giustamente Gandolfi è quello con gomma dura. Vediamo un po', volevo vedere infatti se Gandolfi, ho solo il dubbio di Gandolfi. Ma no, Gandolfi ha anche effettuato sosta, Piggio, quindi hanno effettuato tutti sosta al momento. Perfetto. Ti dicevo prima che mi sentivo una safety car, ho sbagliato il momento della gara, però me la sentivo che ci sarebbe stata. È una safety car che immagino non farà piacere a Simone Gallo, che in questo momento si trova sotto il regime di safety car, aveva un vantaggio di oltre 10 secondi nei confronti del suo compagno di scuderia, quindi una gara assolutamente in controllo. Entra in box Raul Baldan, che esce con gomma media, fresca, quindi proverà fare gli ultimi 12 giri on fire. Vediamo se rientra anche davanti, immagino di sì, perché ha discreto margine sul suo compagno di scuderia Stefano Pescosolito. Sono addirittura 13 secondi di vantaggio di Simone Gallo nei confronti di Stefano Pescosolito, quindi adesso potrà effettuare il suo pit stop, gomma media, quindi va a coprire anche la strategia di Rondelli. Rientra anche Stefano Pescosolito, attenzione all'uscita box tra Simone Gallo e Rondelli, dovrebbe riuscire a rimanere davanti perché è sotto safety car. Vediamo, stanno uscendo veramente, sono ruota a ruota i due. No, è davanti Rondelli. È davanti Rondelli, evidentemente per poco, per pochi decimi è davanti Rondelli, che però ricordiamo ha la gomma più usurata di un paio di giri nei confronti di Simone Gallo, e soprattutto bisogna vedere se riuscirà ad arrivare in fondo, perché abbiamo visto che la sosta con gomme medie è stata su 12-13 giri, che guarda caso è quasi la stessa distanza che deve coprire adesso Rondelli, quindi bisognerà vedere se effettivamente riuscirà nell'impresa, non più. Sì, perché non è scontato, in teoria lui, essendo partito con la mescola dura, avrebbe dovuto attendere di più per fare il pit, ovviamente per problemi vari alla fine si è ritrovato a fare la sosta prima, però è vero, non penso potrà avere problemi tali da non riuscire ad arrivare a fine gara senza una sostituzione. Però sicuramente avrà grandi problemi. Intanto salutiamo anche Yuk in chat. Sicuro. Ciao Yuk. Allora, al momento quindi Rondelli in testa, in seconda posizione, quindi riprendiamo un po' fiato perché dopo tutte queste lotte all'inizio. Quindi Rondelli in prima posizione, in seconda posizione tallonato dalle due Ferrari, quindi Simone Gallo e poi Stefano Pescosolito, tutte e tre su gomma media nuova per
Simone Gallo e Stefano Pescosoli, con qualche giro in più invece per Luca Rondelli. Quarta posizione per Gianluca Buonocore, anche lui gomma media, così come Raffaele Gandolfi, gomma media per lui in quinta, e in sesta Del Lovo con gomma media e Baldà gomma media in settima posizione, quindi tutti con gomma media. Andiamo a vedere anche davanti la situazione. Penso che a breve la Tefi Riccardo dovrebbe rientrare, di solito dopo due giri, anche perché Baldana adesso si è ricongiunto al gruppo, quindi immagino che dopo questo, che entro questo giro rientrerà. Notti Jobs teoria dovrebbe di solito ha un tempo fisso di tre giri, però ecco, ci sono delle possibilità che vai, ma lo vedo improbabile. Penso sarà questo giro, sì. Tra l'altro sarà una gara sprint, no? Perché ormai sono 10 giri alla fine, tutti attaccati, il gruppo attaccato, tutti con la stessa mescola. Quindi sarà veramente interessante vedere come battaglieranno in pista di Lodi per questo ultimo gran premio della nona edizione Formula 1 Series by Atom. Signori, godiamoci questo spettacolo, e con la premessa che anche l'anno prossimo, ricordiamoci, sarà l'edizione 10. Mi raccomando, se volete iscrivervi, il link in chat ve lo posterà il buon Pigiox, ma lo troverete scorrendo la chat, così come Discord. Mi raccomando, entrate, e se volete partecipare appunto alla prossima edizione, lì è il posto giusto. Eccolo lì, infatti, il link postato da Pigiox. Intanto Stefani Car che rientrerà in questo giro. Quindi vediamo dove, se tu fossi Rondelli, dove daresti lo strattone? Su questa pista io darei, contato che lo strappo si potrebbe dare entro io anche prima dell'ultima curva, visto che è molto vicino al traguardo, io nonostante questo la darei o prima della curva o un istante prima del traguardo, ma sicuramente è una pessima idea iniziare a tirare proprio sulla curva, perché rischi di perdere trazione e fare un bel danno. Esatto, intanto vediamo anche le penalità, 3 secondi che dovranno scontare sia Del Lovo che Baldan. Allora sta per ripartire la gara, eccola qui, vediamo, riparte il Gran Premio di Abu Dhabi, semaforo verde. E devo dire che ha avuto un ottimo scatto Rondelli, è riuscito a mantenere la sua posizione nei confronti di Simone Gallo. Poi incalzati invece i piloti dietro con Gandolfi nei confronti di Buonocore, estremamente attaccato i due. Vediamo se tenterà l'assalto Del Lovo, addirittura si butta all'interno nei confronti di Gandolfi. Ancora problemi tecnici intanto per Baldan, ma davanti, torniamo davanti con Rondelli che viene tallonato da Simone Gallo, che prova l'attacco addirittura subito sul rettilineo all'esterno. Va a chiudere il sorpasso e sembra averlo portato a termine. Però adesso ci sarà la risposta di Rondelli, perché ricordiamo che ci sono due zone di DRS vicine, anche se al momento DRS non c'è, ma la scia, essendo molto vicini, è molto forte. Prova Rondelli, però si deve accodare Rondelli, quindi nulla da fare. Simone Gallo è ripassato in testa in questo Gran Premio, in questi ultimi 9 giri, in questa sorta di gara sprint del Gran Premio di Abu Dhabi. E addirittura il gruppo dei tre sta facendo il vuoto nei confronti di Buonocore, che sta un po' facendo da tappo nei confronti del gruppo che segue, quindi del Gandolfi e del Lovo, perché sta pagando dazio circa quasi un secondo in questo giro. Gianluca Buonocore chiaramente sta facendo la sua gara ed è in una giusta posizione, ma c'è il problema insomma del ritmo, in questo momento non è veloce, non gli permette di rimanere a contatto con il primo. La situazione quindi vede Rondelli, Pigiox dovrebbe essere il prossimo giro, giusto, con DRS, se non sbaglio, il secondo giro dopo safety. E dal secondo giro dopo safety car viene attivato il DRS, quindi il prossimo. Esatto, quindi ancora non c'è, diciamo, il DRS, ma c'è comunque l'effetto scia. Attenzione a Del Lovo, che prova il sorpasso nei confronti di Gandolfi.
che prova a difendersi addirittura in croce di traiettoria dai due, quasi portato un po' fuori dell'ovo, che va sul cordolo, riesce però a rimanere in pista. Gandolfi prova a farsi vedere nei confronti di Buonocore, ma esiste buon Gianluca Buonocore e l'Aston Martin in quarta posizione. Torniamo davanti. Davanti adesso Simone Gallo è in prima posizione, intanto è rientrato Baldan, vediamo se è rientrato in pista, dovrebbe essere rientrato, ma adesso paga 6 secondi nei confronti di Andrea Dell'Ovo, quindi problemi tecnici per lui, 3 secondi di nuovo per Dell'Ovo, per track limits evidentemente. Allora, vedendo il ritmo adesso Simone Gallo sembra averne, e come era all'inizio della gara, sembra averne di più nei confronti di Rondelli, che addirittura ha già messo un secondo e mezzo di distacco nei confronti di, appunto, di Luca Rondelli e Alfa Romeo. Terza posizione per Stefano Pescosalo, il DRS adesso abilitato, quindi i piloti potranno sfruttare la scia aggiuntiva, quindi tramite il DRS. Vediamo se ne approfitta Stefano Pescosalo, così come Gandolfi, che ha 3 decimi di distacco da Buonocore. Quasi si toccano, quasi c'è il contatto contro Buonocore e Gandolfi. Vediamo ad ancora Stefano Pescosolido che prova ad attaccarsi a Luca Rondelli. Vediamo se prova addirittura l'attacco, si fa vedere, ma deve rintuzzare l'attacco. Intanto Buonocore si difende nei confronti di Gandolfi. Non finiscono con l'azione in pista, chiaramente. E si è riunito alla festa anche dell'Ovo, che però deve pagare, ricordiamo, 6 secondi di penalità. Chi vedi favorito in queste lotte tra Rondelli, Pescosolido e poi il gruppetto Buonocore, Gandolfi e Dell'Ovo? Rondelli, Pescosolido, io onestamente attenzione, Gandolfi, devo... Gandolfi si gira, scusami Pinjox, ma va a muro Gandolfi, incredibile errore, l'ultima curva per Gandolfi, che quindi rompe il muso e serve di carri di nuovo in pista. Cosa ti ho detto prima? Questo qui è più vicino a quello che dicevo prima, per l'appunto. Incredibile. Non una, l'ho presa 2 volte praticamente, perché 2 safety car. Non saranno contenti i nostri piloti nel saperlo, ok? Intanto, quindi safety car in pista e di nuovo va a rompere le uova nel paniere di Simone Gallo, che aveva guadagnato già un secondo, oltre il secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Rondelli, e si vede di nuovo rintuzzato il suo vantaggio ridotto a pochi decimi, perché entra in pista la safety car causata da, appunto, dal contatto di Gandolfi con le barriere. Da quel che ho potuto vedere è sembrato un errore in uscita all'ultima curva. Sì, molto probabilmente sì, alla fine è da lì che nasce il problema, ma io mi aspetto una strategia interessante proprio da Gandolfi, perché lui potrebbe rientrare e mettere gomma soft. Proprio perché ci troviamo alla fine della gara. Esatto. Abbiamo visto prima quanto è allucinante il vantaggio che ci viene dato, che viene dato ai piloti a questa mescola. Esatto, potrebbe mettere gomma soft e, essendo ancora sotto regime di safety car, probabilmente anche dovrebbe riuscire a ricongiungersi col gruppo in tempo per la ripartenza. Quindi poi avrebbe gomma migliore di tutti, la gomma migliore di tutti, ma credo che anche gli altri, infatti Simone Gallo entra in box, copriranno questa strategia. Vedremo se Rondelli ne approfitta. Sì, anche Rondelli entra in box, così come Stefano Pescosolido. Quindi attenzione in Ferrari, perché devono fare il doppio pit. Per Rondelli questo era un scenario perfetto, perché lui aveva proprio il problema della mescola a fine gara, invece così si va. Ottimo lavoro dei meccanici Ferrari, che appunto riescono a fare il doppio pit tra Pescosolido e Simone Gallo, tutti con gomma rossa. Quindi adesso sarà ancora più sprint questa gara. Tutti con gomma rossa. La sprint è la sprinter, che dovrebbe partire tra l'altro al 26esimo giro. Evidentemente, quindi... però c'è stato un piccolo problemino, perché nonostante siano riusciti a fare dopo pit stop, Buonocore è passato davanti a Stefano Pescosolido nel pit. Evidentemente un errore nel pit di Pescosolido ha portato Buonocore addirittura a salire sul podio virtuale di questo Gran Premio di Abu Dhabi. In quinta posizione poi c'è Dell'Ovo, anche lui ha effettuato sosta, non ha scontato la penalità perché, ricordiamo, è sotto safety car, non si può scontare la penalità in secondi.
Baldan, anche lui gomma soft, immagino, così come Gandolfi, gomma soft, e ha dovuto anche riparare l'ala, quindi ripartiremo credo a brevissimo, perché già sono tornati in gruppo praticamente. Quindi ancora di più ti chiedo, chi vedi favorito in questo momento? Io vedo molto molto bene Rondax, perché prima sì, aveva lo svantaggio della mescola leggermente più vecchia dei pneumatici, che avevano un pochettino più giri sopra, però adesso così in questa condizione è tutto perfetto per lui, questa potrebbe essere la sua occasione per fare bene. Mentre per quanto riguarda dietro è abbastanza quella battaglia, onestamente io non penso che Bonocore riesca a mantenere la posizione su su pesco solido, però potremmo vedere, potrebbe tentarlo, sì. Sicuramente lo tenterà, vedremo se intanto sa applicare dietro questo giro. No, più che altro sono andato dietro perché non ho ben capito come mai Gandolfi sia ripassato davanti a Baldan, cioè visto i due erano molto vicini, poi c'è stato un distacco enorme in pista, bisognerà rivedere, no? Intanto, quindi riparte a breve il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimi 5 giri di questa stagione, estenuante stagione di Formula 1 Atom. Intanto riparte, dà la subito gas, attenzione adesso dietro con Bonocore che prova a chiudere a muro pesco solido, che riesce a sopravanzare, c'è anche il contatto dietro con Del Lovo, ma grande manovra quella di Stefano Pesco Solido, stretto a muro. Io ho visto veramente molto non passava un foglio tra l'anteriore sinistra di Pesco Solido e il muretto dei box, quindi grandissima scomossa prima praticamente sul traguardo, è riuscito a superare Bonocore sul traguardo, ottima cosa perché riesce subito a ricongiungersi con Rondelli. Attenzione ancora dietro alla situazione, quindi vede al momento Simone Gallo con Stefano Pesco Solido che sta cercando di rinvenire su Luca Rondelli, possa sicuramente fare gioco di squadra. Attenzione alla lotta tra Del Lovo e Bonocore, Bonocore che sta cercando in tutti i modi di difendere questa sua quarta posizione, va un po' lungo distaccata Del Lovo, vediamo se prova la mossa che abbiamo visto lungo tutta la gara, quindi stare all'esterno, preferisce di no, quindi adesso desiste dall'attacco. Ricordiamo che lui dovrà pagare 6 secondi di penalità. È veramente una lotta estenuante Pidgeox, perché sono tutti molto molto vicini. Chiaramente dopo la ripartenza del safety car non c'è ancora DRS. Il fatto che abbiano tutti quanti mescole rosse, tra l'altro, è un po' percentuale il caso. Esatto, perché adesso saranno tutti giri di qualifica. Il giro più veloce al momento lo ha segnato Simone Gallo nell'ultimo giro. Ottima prestazione la tua, ho visto un 1.26. Intanto cerca di difendere la sua prima posizione nei confronti di Luca Rondelli, con intanto dietro, scusami, la situazione vede Gandolfi e Bonocore e Del Lovo, questo terzetto che sta ancora lottando. Addirittura Bonocore prova a spostarsi tutto a sinistra per non dare scia, ma continua a prendere la scia Del Lovo, uno scarto incredibile. Attenzione, quasi lo tocca Del Lovo, che pagherà in trazione nei confronti di Gandolfi, che adesso ha un'opportunità, prova all'esterno Gandolfi sul rettilineo, vediamo se in trazione ce la fa. Addirittura risente anche dell'effetto uscita di Bonocore, che rischia quasi di fargli l'ostacolo nei confronti di Gandolfi, che però prova a chiudere il sorpasso. Vediamo, adesso diventa interno nei confronti di Del Lovo, che correttamente lascia spazio alla vettura della Red Bull, e Gandolfi passa appunto Del Lovo, e adesso va alla caccia di Gianluca Bonocore per la quarta posizione. Tanto davanti la situazione ancora, Simone Gallo in testa a 3 giri dalla fine con un vantaggio di meno di un secondo. Tanto DRS adesso abilitato nei confronti di Rondelli, che quindi potrà aprire il DRS. In terza posizione c'è Stefano Pescosoldo, in quarta posizione c'è Gianluca Bonocore, che sta cercando di difendere un gran risultato, il suo quarta posizione con la sua Aston Martin nei confronti di Gandolfi, stessa posizione invece per Del Lovo. È un po' distante, eh? Un po' distante Rondelli, mentre Gandolfi, attenzione Gandolfi, Bonocore, si è girato Bonocore, testa coda per Gianluca Bonocore, che si gira
ne ha approfittato del lobo che ha passato Gandolfi. Evidentemente c'è stata un'incomprensione di davanti. Ne ha approfittato del lobo che va quindi a guadagnare la posizione nei confronti di Gandolfi. Incredibile errore per Gianluca Buonocore. Peccato per lui che stava facendo una gran gara. Intanto Rondelli si è attaccato a Simone Gallo. Saranno gli ultimi due giri vibranti questi di questo Gran Premio di Abu Dhabi. Che ne pensi, Pijox? Pensi che riusciranno ad arrivare indegni al traguardo? Sono abbastanza senza parole, come potresti aver notato, perché sono davvero tutti vicini, almeno a gruppetti sono vicini, tranne gli ultimi due. In particolare con Rondelli e Gallo manca poco, ma non mi stupirei che potremmo ancora vedere tanto in poco tempo, quindi... Ci sarà molto da vedere, infatti ultimi due giri che adesso sono iniziati con Simone Gallo che ha un vantaggio di circa 7 decimi appunto nei confronti di Luca Rondelli, con Gandolfi che cerca in tutti i modi di sopravanzare del lobo. Ricordiamo che però tanto l'incidente in curva 5 che ha coinvolto Gandolfi e Buonocore è stato notato dalla direzione gara. Gandolfi che intanto invece sta provando il sorpasso nei confronti di del lobo che deve scontare 6 secondi, quindi in questo momento comunque sarebbe sua la posizione, la quarta posizione Gandolfi, che però giustamente la vuole in pista, vuole lanciarsi all'inseguimento di Stefano Pescosoli per chiudere il sorpasso. Ancora Rondelli che comunque non demorde, è meno di mezzo secondo nei confronti di Simone Gallo, si è attaccato, forse proverà l'attacco all'ultimo giro, e te la butto lì, Pigio, sembrerebbe che Rondelli voglia togliersi l'incubo di Abu Dhabi l'anno scorso. Stavo per dirlo io, perché questo altrimenti potrebbe essere il suo secondo anno di fila con gli incubi di Abu Dhabi, perché sicuramente questa vittoria gli farebbe comodo da un punto di vista statistico. E anche perché col secondo posto adesso sarebbe comunque virtualmente sul podio mondiale, confermi? Esatto, sì, esatto, proprio per questo. Inizia l'ultimo giro intanto, l'ultimo giro di questo Gran Premio e l'ultimo giro di questa stagione, lunga 14 tappe, che ci ha visto solcare tutte le piste storiche di Formula 1, nonché anche la new entry di Miami, che però il prossimo anno appunto non ci sarà, perché il prossimo anno sarà un campionato un po' più corto, che inizierà a febbraio, ragazzi, quindi mi raccomando, se volete partecipare iscrivetevi, ma adesso lotta fino in fondo tra Rondelli e Simone Gallo, prova in tutti i modi Rondelli, prendendogli il DRS di Simone Gallo, ma è ancora distante mezzo secondo, forse ancora un'ultima possibilità su questo rettilineo. Attrazione molto bene la Ferrari di Simone Gallo, ma adesso forse c'ha l'ultimo colpo Rondelli, forse c'ha l'ultimo colpo. Ma è molto distante Pijox, non ce la fa, evidentemente Rondelli gli manca l'ultimo spunto. Non ce la fa, ma è difficile dopo questo. È difficile, infatti, è molto difficile, ma prova in tutti i modi a rimanergli attaccato nei confronti di Simone Gallo, che comunque ha condotto la gara dall'inizio alla fine. A parte alcuni sorpassi subiti con Rondelli, ma ha dimostrato la sua forza durante tutto il Gran Premio e soprattutto quando, con quella risposta all'esterno nei confronti di Rondelli. Vediamo Simone Gallo che è sull'ultime curve. Ultima curva per lui e Simone Gallo vince il Gran Premio di Abu Dhabi e finisce la stagione di Formula 1 con la vittoria della Ferrari di Simone Gallo, secondo Rondelli, terza posizione invece per Stefano Pescosolido, quindi una in prima posizione, una in terza per la Ferrari, quarto Gandolfi con la Red Bull, quinto Del Lovo che conferma la sua quinta posizione nonostante la penalità. Sta arrivando adesso Gianluca Buonocore, eccolo qui, Gianluca Buonocore, sesta posizione per lui, e poi più staccato Raul Baldan in ultima posizione, quindi in settima posizione, che va a chiudere la sua gara. Con un Donazze, ci dona bandiera scacchi, ragazzi, grazie mille per la bellissima stagione che ci avete fatto vivere, complimenti a tutti voi e mi raccomando, ci si vede all'edizione 10, complimenti ancora. Esatto, tanto vedo che Baldan, guarda, rimaniamo su Baldan che sta andando spettacolo. Sta andando spettacolo Raul con i suoi donuts. Dunque il Gran Premio non ha ancora tagliato il traguardo, tra l'altro, quindi se non si sbriga rischia anche, eccolo, adesso lo taglia in testa a coda, mi sembra giusto. Mi sembra la giusta conclusione per questo Gran Premio.
Quindi settima posizione per Raul Baldan, complimenti anche a lui. Torniamo in studio, intanto il pilota del giorno è Raffaele Gandolfi. E adesso c'è immediatamente il podio, quindi il podio che vede Simone Gallo vincere. Come, così come aveva aperto la stagione con la vittoria in Bahrain, chiude la stagione con la vittoria ad Abu Dhabi. Seconda posizione per Luca Rondelli e terza posizione per Stefano Pesposolito, che quindi guadagna la posizione su Baldan nel mondiale con questo terzo posto. Quindi Ferrari che vanno entrambi a podio. E adesso c'è la festa dello champagne. Eccoci qua per questa vittoria della Ferrari di Simone Gallo nei confronti dell'Alfa Romeo di Rondelli. Cosa ne pensi, Biggio? Una bella vittoria nel complesso, sommata anche alla comunque fortuna economica avuto Rondelli, ma alla fine è riuscito a mantenere la posizione Gallo e nel complesso una bella gara. Abbiamo visto praticamente due piccole sprint race all'interno della gara principale e devo dire complimenti a tutti quanti perché nonostante i pochi partecipanti è stata una bella bella gara. È stata veramente una bella gara. Credo che siano già arrivati alcuni dei protagonisti. Sì, è arrivato, c'è già Luca Rondelli, secondo Buonasera. classificato, è arrivato anche Simone Gallo, primo classificato per questa gara. Buonasera. Buonasera Simone Gallo. Complimenti per questa vittoria. Tu hai aperto e chiuso questo mondiale. Esatto. non nel migliore dei modi, dai, nel senso che il titolo non l'abbiamo. Però no, sono contento di come è andata. Non avevo il passo oggi e penso che si sia visto che non avevo il passo. Già dalle qualifiche sostanzialmente non mi sono mai allenato. Ho girato in prova tempo ieri quando ho avuto tempo. Oggi, stasera era la prima volta che aprivo il gioco e tra l'altro neanche ho avuto il modo di girare in prova libera. Quindi sì, ho trovato un po' magari il passo verso l'ultimo stint, ma faccio i complimenti innanzitutto a Luca per la battaglia assurda che abbiamo avuto. È stato bellissimo, divertentissimo. Ora faccio un po' una battuta per il meme. A quanto pare Abu Dhabi non ti vuole bene, Luca, però vabbè. Però no, è stata una battaglia bellissima, pulitissima, anche un po' di strategia. Insomma, tutte queste safety car in realtà a me le hanno esatto. destabilizzato un po', perché sì, insomma, eravamo davanti quando abbiamo messo il soft, le medie, e essendo davanti c'era Stefano poi che riusciva a tenere un po' dietro Luca, un po' in modo che io riuscivo a distaccarmi un po', però insomma, poi è uscita la safety car e si è resettato tutto, quindi in realtà poi con la prima safety car sono riuscito a trovare distacco, poi con le gomme soft comunque aveva un pelo in più Luca. Però niente, sono contento di com'è andata. Volevo terminare con una vittoria, ci sono riuscito e quindi assolutamente una bella gara. Complimenti ancora Simone, rimani con noi anche perché alla fine parleremo al volo della decima edizione che quindi è confermata di Atom Formula 1, quindi complimenti ancora per questa vittoria. Riposati. Riposati. E Esatto. poi io cederò lo scettro del commento a te, quindi il prossimo anno tornerai qui in veste di commentatore. Quindi adesso Onore. un onore, esatto. Un onere e un onore. Passiamo a Luca Rondelli. Ah, buonasera, buonasera a Buonasera, tutti. te l'ha subito memato, come si suol dire, Simone Gallo. Abu Dhabi non ti vuole bene, Ma evidentemente. era il mio pensiero costante proprio, cioè non è possibile che io finisca secondo anche quest'anno, cioè proprio non poteva esistere. Però hai fatto veramente una grande prestazione, ma tutti e tre veramente avete fatto una grandissima prestazione. Raccontaci un po' quella situazione lì, quei sorpassi. Avete fatto veramente diversi sorpassi consecutivi e vi resistevate all'esterno, cioè cosa difficile perché abbiamo visto tanti errori oggi, tanti testa coda. Sì, no, intanto molti complimenti a Simone perché è stata veramente una bellissima battaglia, mi sono divertito un mondo, molto pulita, fra l'altro cosa, insomma, rara di questi tempi. E sì, diciamo che mi è sembrato da subito che Simone avesse un setup molto più scarico del mio, poi mi può correggere se sbaglio, ma... Non lo so, sul dritto mi davi un bel po', eh.
Quanto è che... nell'ultimo stint mi sembrava che nelle curve stare molto vicino e poi nel dritto prendevo qualche decimo, poi magari... Non so, l'ultimo stint particolarmente. Da fuori abbiamo poi... visto in trazione che trazionava meglio la Ferrari di Simone. Trazionava quello assolutamente, è vero. Che in trazione forse trazione, sì. Soprattutto dopo la seconda chicane, dopo la chicane che si trova nel secondo settore, se non sbaglio. Sì, tra i due DRS. Dopo il primo rettilineo, lui usciva molto meglio. Quindi proprio... E poi sì, insomma, diciamo che insomma, mi è piaciuta, tra virgolette, di più la prima battaglia, quella all'inizio con le gomme hard, e con le gomme hard lui aveva le medie. Mi è sembrato di avere un buon passo per avere le hard all'inizio perché gli stavo abbastanza dietro e al momento in cui gli sono andato a cedere le medie era il mio momento di entrare in gioco. E quindi niente, a quel punto era chiaro che prima o poi sarei riuscito in teoria a vincere la battaglia. Nel momento in cui sono riuscito a passare lui è rientrato ai box subito, quindi la strategia gli era andata bene. Poi lì ho fatto il mio errore, che secondo me è quello che mi ha un po' costato la gara oggi, cioè girarmi, momento di distrazione. Ho provato a salvarla, ma poco da fare. Per fortuna ho limitato i danni. Sì, purtroppo alla fine, diciamo, hai perso più che altro la posizione in pista, perché i secondi ti sono compensati con la safety car, però appunto avevi il vantaggio della strategia più lunga che hai dovuto, diciamo, cambiare in corsa. Quindi... Sì, ho perso la posizione con Stefano, a cui anche faccio i complimenti per la prestazione di oggi. E purtroppo, niente, lì c'era poco da fare. Mi è andata bene, una volta che mi va un po' bene con la fortuna con le safety car, sono riuscito a riattaccarmi a Simone, poi niente, era più bravo lui, ha vinto lui. Però comunque quindi, complimenti perché sei arrivato terzo nel mondiale, alla fine hai avuto seconda parte di campionato molto costante con era il mio obiettivo quello di oggi. Esatto, quindi sei riuscito a arrivare a quarto, se non sbaglio. Era la... Sì, potevi arrivare, ti bastava arrivare a podio, quindi sei riuscito comunque nell'impresa col secondo posto, quindi complimenti. E niente, ci si vede il prossimo anno. In realtà tu sarai dietro le quinte. Esatto. Quindi... Si sentirà nei messaggi, diciamo. Esatto, quindi abbiamo già capito insomma il ruolo di Luca del prossimo anno. Quindi ancora complimenti Luca, buon riposo e ci si vede tra 3 settimane per l'edizione 10. Grazie, perfetto. Ciao a tutti. Ciao Luca. Allora, Stefano. Ciao Luca. Eccoci qua. Oh, complimenti, si ritorna a podio. Si ritorna a podio, finalmente, ultimi ma non ultimi. L'ultima gara, insomma, volevamo lasciarla con i buoni propositi per l'inizio poi della 10ª edizione. Esatto. Dai, bellissima gara. Comunque, cioè almeno perché comunque mi sono divertito. Non ho avuto tanto modo di provare questa pista perché poi la scorsa edizione io sono mancato all'ultima gara quando si giocava a Rondax con Tom il mondiale e quindi stavo un po' all'oscuro sia col setup sia come passo. Invece quando sono partito mi sono trovato bene e abbiamo aggiustato qualcosa nelle libere e in qualifica sono mancato un po' perché mi è partita due volte. Abbiamo visto, però... hai abortito qualche tentativo. Sì, purtroppo solo uno alla fine è stato quello veramente valido, ma comunque Luca aveva stampato un tempo proprio alla fine che mi ha detto ok, pure se perché all'inizio mi stava un decimo e mezzo avanti, poi invece quando ha migliorato alla fine mi ha dato comunque mezzo secondo e quindi ho detto boh, tanto pure se ero migliorato io di quei due decimi, comunque stavo sempre in questa posizione. Quindi vabbè, siamo partiti bene, un po' di fortuna che non ci sta mai male, no? Quando si fanno questo tipo di gare. Bella la gara, bella la sfida tra Simo e Luca, complimenti, sono stati veramente bravi, me la sono gustata da dietro. Bietto in prima fila, vedi? E poi ho approfittato dell'errore di Rondelli per mettermi davanti e fare un po' di gioco di squadra, perché comunque davanti siamo rientrati, comunque sono riuscito davanti a lui, quindi con io gomma bianca fresca e lui M fresca sono riuscito già per un paio di giri a tenerlo dietro, anche se c'era il DRS. Quindi lui gli avevo spezzato un po' il ritmo, non aveva trovato subito il ritmo con la gialla. Io invece stavo bene con la bianca, e peccato per la safety car che è di nuovo rimescolato tutto, e se no Simone c'aveva la vittoria in tasca perché c'aveva già 10 secondi di margine da gestire da lì a fine gara. E chissà, magari riuscivo a tenerlo dietro un giro ancora e quindi magari 12-13 secondi da gestire. Però vabbè, alla fine Simone è stato molto bravo perché con le rosse si è... ha diminuito di molto il gap, perché oggi il più forte in pista era Rondelli, sul passo
andava veramente forte. Però Simone con le rosse è riuscito un po' a ridurre questo gap, che poi si è ridotto al DRS e all'ERS, insomma, da gestire negli ultimi giri, e quindi è riuscito a portarsela a casa. Noi bravi, perché abbiamo perso una posizione su Crisantemi in ripartenza, perché il doppio pit stop, i meccanici sono stati un po' lenti. Abbiamo visto che hai perso la posizione, ma devo dire che hai fatto un sorpasso, perché sì, l'abbiamo notato, eri a muro, praticamente eri sul muro. Sì, sì, bella ripartenza, perché lì Crisantemi non è stato molto pronto, e quindi siamo stati più veloci, più reattivi, e niente, lui sì, c'ha un po' stretto, ma comunque lo spazio c'era, e quindi siamo riusciti a riprenderci subito la posizione e ad uscire subito dalla zona DRS, quindi ci siamo rimessi in zona safe. Più di questo oggi non potevamo fare, cioè terzo posto per noi, considerando il livello di questo campionato, con i piloti che ci hanno corso e anche di questa gara, meglio di così non poteva andare. E poi hai guadagnato quindi anche un'altra posizione in classifica, perché hai superato Raul Baldan per la sesta posizione, quindi buono, quindi abbiamo chiuso in crescendo, perché alla fine dell'anno abbiamo chiuso in crescendo, a parte l'errore a Singapore, però comunque devo dire che l'anno non è andato poi così malaccio, siamo stati tra i protagonisti, a volte un po' più, a volte un po' meno, però per stare nei primi tre ce ne vuole. Aspettative per la decima edizione? Per la decima edizione, se i piloti che sono questi, cioè la maggior parte di questi forti riconfermano, io mi aspetto di stare sempre lì, intorno alla quinta, quarta, poi sto sempre pronto un po' alla Inzaghi, il gol di Rapina, cioè diciamo a prendermi gli errori degli altri. Beh, diciamo che tu sei l'unico che può tentare al momento, poi vediamo se c'è giustamente anche Nicolò Cinelli, potresti tentare la via del due volte campione, quindi Ci proviamo, ma qui con Nico in pista, poi non si sa, ho sentito rumors che forse si affaccia anche un certo Benassi, ma spero di no, perché se si affaccia Benassi, se giochiamo noi, se giochiamo... È già rifiutato, tranquillo. È già rifiutato. Meno male, noi correvamo per il trenino. Esatto, capito. È tipo può giocare a tombola e dire, tombola è già stata fatta, andiamo per il tombolino. Esatto. Quindi dai, no, comunque sì, ci proviamo, però Nico si è trovato questa costanza, quest'anno ha dimostrato essere veramente forte, e Simone è uno forte, che se ci avesse il tempo per allenarsi ancora di più non vedevamo manco lui, però Nico quest'anno è sbocciato, ha fatto veramente il salto di qualità, e sono contento perché comunque se lo meritava, è nostra compagnia da diverse edizioni, quindi comunque l'anno scorso ci è andato vicino, ma niente, era tipo una fiammata, cioè si accendeva, faceva il giro veloce e poi dopo si spalmava sul muro. Però avevamo visto che c'era il potenziale, vanna forte. Stanno riuscendo all'edizione 7, quando hai vinto te, che ti era arrivato dietro i 13 punti. Sì, stava rimontando lì, però, perché per la prima metà di stagione si è mangiato tutto, perché sennò non vincevo manco là. Esatto. Vabbè, ma è normale, ragazzi. Si vince così, si vince anche, si campa d'espedienti. Esatto, sì, è la costanza. Io su quello punto, non prendere penalità, cercare di schiantarmi il meno possibile. Però dai, complimenti a tutto, anche a tutto l'entourage, e tutto lo staff che ha organizzato, tenuto magistralmente la telecronaca e il sito. Grazie. Aggiornato, le classifiche, i post su Instagram e tutte le statistiche varie che si accumulano di gara in gara, quindi complimenti ancora. Come sapete, io mi sento con Simo anche al di fuori, insomma, delle gare, e cercavamo appunto un modo per non interrompere questa bella serie del campionato di F1, nonostante i bug del gioco, comunque ci riunisce, ci fa stare insieme, e quindi è bello. E poi noto con piacere che comunque ci siamo riusciti, no? Un mini campionato un po' più corto, però bello, cioè sono contento. Esatto, sarà un pochino più facile da gestire, lo dico da tutti i punti di vista, visto che era stato abbastanza lungo. Comunque, complimenti ancora Stefano, godi di riposo, tanto grazie, tre settimane, cioè non è che manca tanto. Volano. Volano, adesso andiamo a provare la F1 675, okay. Ce l'abbiamo già pronta in galleria verde. Certo. Ottimo, va bene. Ciao grazie, Stefano, ragazzi. Un saluto grazie anche alla tua community, ciao. Grazie, ciao. Simone, sì. Ultime parole della stagione? Ma niente, allora, e adesso faccio i discorsi, tenete poi i fazzoletti. No, niente, ovviamente io ti ho già ringraziato la volta scorsa. Abbiamo già poi fatto. Esatto, in ogni caso ti ringrazio ancora, perché non dovevi esserci, e salutiamo per non lasciare Benny, il buco. Salutiamo Benny intanto, ciao Benny, spero che ti stai riprendendo. Purtroppo Benny
non è stato bene, doveva esserci lui, e Davide, per non lasciare il buco, ha spostato dagli impegni e insomma... E mi sono goduto una bella gara. Esatto, quindi no, grazie Davide comunque per esserci sempre stato, per esserti offerto a darci una mano, e non è semplice, non è scontato, perché richiede tanto lavoro. Quindi grazie Davide, grazie Pigio anche a te per le ultime gare qua in commento, e comunque anche per essere stato dietro le quinte durante la gara. Grazie a Gianluca che non doveva in realtà fare direttore gara, ma poi lui doveva correre, solo che poi il gioco gli ha detto no, non corri, e e quindi non so se vuole intervenire, non so se è già non lo so, adesso gli chiedo, no, su in canale in direzione, adesso magari aspetta un secondo, vado sì, su a chiamare vai. Entrambi i ragazzi, arrivo. Allora, intanto di salui e Pigio, abbiamo ripreso il potere. È stata divertente la cosa. Comunque, è stata veramente una bella esperienza questa di Atom. E prossimo anno, appunto, ci saranno Simone Gallo e, credo, Benny. Poi mi confermerà. Arrivano. Simone. No, ci sì, dovrebbe. Cosa? Ci sarà Benny al commento. Sì, in commento edizione 10 saremo io e Benny. Come avete visto, il calendario è un po' rivisitato, sono 9 gare, anche perché poi ad aprile ci sono tanti ponti, quindi saremmo andati larghi, insomma. Ma anche dato che abbiamo constatato delle cose, perché andare con una stagione con 14 gare verso la fine i piloti mancano un po'. Quindi abbiamo cercato di accorciare un po', 9 gare sembra un buon compromesso. Con 2 sprint abbiamo rivisitato anche il calendario e abbiamo messo delle gare un po' più interessanti e quelle che effettivamente potevano dare delle belle battaglie. E niente, comunque io ringrazio tutti quelli che sono stati in live sempre a guardare le gare. Spero che edizione 10 sia ancora più bella. Io spero che ogni edizione sia sempre più bella. Giustamente, però penso che il livello di qualità che abbiamo raggiunto adesso, che è un lavoro che stiamo portando avanti da 3 anni, perché ricordiamo a marzo Atom compie 3 anni, penso che siamo arrivati al livello di qualità che Atom può offrire, quindi cerchiamo di mantenere questa onda, anzi manterremo questa onda e spero che vi piaccia, insomma. Ci rivediamo sicuramente ovviamente il 13 febbraio, e adesso vediamo di organizzarci e fare anche una sessione di test, una sessione di prove libere nella settimana prima dell'inizio del campionato. Bene, e tra l'altro appunto il 13, poi il 14 viene presentata la nuova Ferrari, quindi neanche esatto. Apposta, giustamente. Esatto. Iniziamo subito. Io personalmente ringrazio tutti i miei compagni di viaggio, quindi Benny, ringrazio Pigio, ringrazio Gianluca, sommo Gianluca, direttore di gara di stasera, e ringrazio Giovanni, ringrazio chiaramente anche te, Simone, che abbiamo fatto veramente un viaggio lungo queste 16 e passa settimane, perché tra i test che sono iniziati a settembre siamo arrivati a finire questo campionato adesso a fine gennaio, insomma sono passati i limiti, è passato parecchio tempo. E detto questo, quindi io saluto la chat, saluto Pigiox che ringrazio. Anche io ringrazio, faccio un saluto generale a tutti, comunque ci sarò anche la stagione prossima, ma non in cabina commento purtroppo, anche se vedrò di passare qualche volta. Ringrazio tutti quanti e soprattutto alcuni di voi che la stagione prossima non faranno più parte di questa grande troupe di Atom. E ringrazio anche gli spettatori. Personalmente non è che scappiamo, nel senso che... saremo impegnati in altri lidi, come ben sapete, ma, sì, certamente. Comunque rimarremo sempre in collaborazione con Atom, perché andiamo troppo distante, ovviamente. Grazie, poi ragazzi, avremo... grazie ancora anche da parte nostra. Ci grazie a tutti, ci mancherebbe, ma grazie a voi che avete avuto la pazienza, insomma, di dirigere queste 14 eventi. oggi è stata tranquilla, dai, oggi è stata abbastanza tranquilla. Sì, sì. Per festeggiare i 3 anni di Atom lo porteremo in giro per l'Italia in un modo un po' creativo. Dice 3D, da buonasera intanto a Baldan. Autore di diversi donuts alla fine, che ci sono stati veramente molto, molto, molto belli.
Detto questo, signori, io vi saluto, vi do appuntamento quindi con Atom il 13 febbraio. Ci sarà la prima gara, che è il 20... no, il 13 sarà Australia. Il 13 sarà l'Australia, quindi come qualche anno fa si ritorna a iniziare la terra dei canguri. Quindi 13 febbraio inizia la 10ª edizione di Atom. Mi raccomando, tutti i link andate su Discord, se volete iscrivervi c'è anche il form di iscrizione. Quindi appuntamento al 13, signori e signori, buonanotte e ci si vede a febbraio con la nuova edizione. Ciao ragazzi.